Domenica 25 aprile 2021, bentornati a Radio Roma Futura.it, bentornati a tutto il calcio regionale minuto per minuto. Il saluto vi arriva da Paolo Franzino, come Massimiliano Morgante in regia che saluto. Vi presentiamo il terzo turno del campionato di eccellenza, iniziato ieri con l'anticipo tra Lupo Frascati e Anzio, terminato 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Muzzi. Oggi invece si giocheranno le altre 13 gare, mentre ricordiamo che Unipomezia Gaeta è stata rimandata da destinarsi per i 4 casi di positività nella rosa del Gaeta, che quindi ha chiesto il rinvio. Andiamo subito con il programma gare che vede nel girone A la Dispoli Boreale Donorione, Ranova Pomezia, Ottavia Cerveteri, Real Monterotondo Scalo, Polisportiva Faulcimini e Vigor Perconti Civitavecchia, qui riposa il Fiumicino. Nel girone B, detto della vittoria della Lupa Frascati sull'Anzio, avremo Campus Eur Sporting Ariccia, Falasche Lavinio Astrea, Procalcio d'Orsapienza, Centro Sportivo Primavera. È stata rinviata, come abbiamo detto, Unipomezia Gaeta e riposerà l'Indomita Pomezia. Nel girone C invece saranno 5 le gare, ovvero Atletico Lodigiani Sora, Atletico Vescovio Pagliano, Cittadinanni Audace, Tivoli, V3 Roma Team e Villalba Luis, riposerà il Casal Barriera. Per quanto riguarda invece le partite collegate, avremo Maglio Vignola che ci racconterà Tivoli V3 Roma Team, poi Maurizio Urso per la Dispoli Boreale Donorione, Emanuele Vignoli a Ranova Pomezia, Gabriele Tossio per Ottavia Cerveteri, poi Alessandro Natali per Vigor Perconti Civitavecchia, Francesco Liotta per Procalcio d'Orsapienza Centro Sportivo Primavera e poi, grazie all'audio concessoci dalla pagina Facebook dell'Atletico Lodigiani, trasmetteremo Atletico Lodigiani Sora con il commento gestito da Fanner Reporter. E allora, visto che sono le 11.05, chiedo subito a Massimiliano Morgante di iniziare il giro dei campi collegati.
partendo dall'Olindo Galli di Tivoli per Tivoli V3 Roma Team, dove ci aspetta Maglio Vignola, una sfida di alta classifica, quella del raggruppamento C formato dalle squadre della provincia di Roma e Frosinone. Oggi si sfidano appunto Tivoli e V3 Roma Team, entrambi a punteggio pieno, a una gara in meno. Un saluto a Maglio Vignola. Ciao Maglio. Eccoci, buona domenica amici del grande calcio dilettante. Siamo in diretta dall'Olindo Galli di Tivoli. Di fronte la formazione di Fabio Lucidi, candidata alla vittoria finale di questo raggruppamento di C dell'eccellenza in questo mini torneo da 11 squadre. Dall'altra parte una realtà consolidata nel tempo da 5 anni a questa parte, parliamo della W3 Roma Team, forza la società di Andrea Pezzi, che ha confidato quest'anno nel buon lavoro di mister Manelli, riconfermato alla guida tecnica di questa stagione al primo anno in assoluta eccellenza, con progetti molto importanti dalle parti del Lungotevere Dante, dove la formazione di V3 Roma Team gioca le partite in casa. Dall'altra parte la Tivoli Calcio, conosciamo tutti la sua storia, e quest'anno mercoledì scorso ha fatto 102 anni di storia. Merita comunque palcoscenici più importanti, la società comunque del Sibur ha progetti importanti già in questa stagione per provare a fare quel salto di categoria, dove all'articolo 1919 manca una serie di da parecchie stagioni. Fabio Lucidi oggi non disporrà di due giocatori importanti, parliamo del difensore centrale Scotto Di Clemente, infortunato, e anche di Dominguez. Ai suoi posti giocano Burdis e Rubino. Spazio anche al secondo portiere Franca Bandiera al posto di Facchini. Andiamo alla tua delle formazioni. Tivoli in campo con Franca Bandiera, che è l'estremo difensore in porta, Ciro Condi, Virvis, Rubino, Valentini, Passiatore, l'ex Valle del Tevere, sarà il faro di centrocampo, Morbidelli, Brandino, Peppe Danieri, Tamai e Montese. A disposizione di Fabio Lucidi, dice Francesco De Angelis, l'allenatore in seconda, Facchini, D'Urbano, Ferrari, Mastro Mattei, De Costanzo, Giovannazzi, Teti, Laurenti, De Propis e De Propis. Risponde la W3 Roma Team, orfana di Citro, autore di due bei gol due domeniche fa in quel di Anagni, uno di rovesciata di pregevole fattura. Oggi non sarà a disposizione perché è squalificato. La W3 Roma Team schiera in campo con Scaccia, Martese, Starace, Pellegrini, Damiani, Troccoli, Tisei, De Lorenzo, Grimaldi, Cusciana e Azzarini. Risponde a disposizione di mister Manelli, sedono in panchina Pieri, Frazzolini, Troccolini, Mirko, Tani, Lanzi, Fasolini, Borghetti, Porcacchia e De Chiara. Il direttore di gara è il signor Piccolo di Pordenone, assistente di pace il signor Di Curso di Civecchia e D'Angelo di Aprilia. La partita è iniziata da pochi istanti, andiamo subito in cronaca greca, c'è un calcio di punizione per la W Roma Team, quando la partita è cominciata da 60 secondi, in possesso palla la formazione ospite, che ha domesticato un pallone con Damiani si gioca nella retroguardia della formazione della Tivoli, pallone servito a Mazzesi. Ricordiamo che nella W Roma Team gioca un giovanissimo in porta, parliamo di Scaccia, un 2002, confermato dopo la bella prova di domenica scorsa all'estremo difensore della V3 Roma Team. E ancora la formazione ospite, che ha domestico un pallone, lo fa benissimo con il numero 29 Cusciana, che si fa anticipare Tivoli in maglia bianca, e dall'altra parte la W3 Roma Team con la consueta casacca bianconera. Rimessa laterale per la formazione ospite, che sarà affidata al numero 26 Grimaldi. Attenzione, la rimessa laterale che andrà alla battuta del numero 29. Attenzione, che sia un calcio d'angolo, l'ultima rimessa da fondo è per la Tivoli, che andrà a battere l'estremo difensore Scaccia. Subito il pallone adesso però è nel possesso di palla nella Tivoli con il numero 5, certamente Valentini. Le due squadre stanno nella consueta fase di studio in queste battute iniziali. E la Tivoli adesso che recupera un pallone con il numero 3 Birdis, attenzione, rimessa laterale per il 5. Quindi con questa pausa io direi di dare la linea allo studio e andare a fare un giro sugli altri campi. Siamo giunti al quarto minuto qui all'Olindo Galli di Tivoli. Tivoli 0, V3 0, linea allo studio. Allora, grazie a Maglio Vignola per questo primo collegamento. Noi ci spostiamo subito nel girone A da Emanuele Vignoli per la gara tra Aranova e Pomezia. Anche questo uno scontro di cartello per quanto riguarda il girone A, una sfida tra i rossoblu di Vigna e l'altra squadra rossoblu, ovvero il Pomezia di Gagliarducci.
andiamo a sentire Emanuele Vignoli se può darci novità sulle formazioni e sulla gara in corso. Ancora qualche secondo di attesa per avere con noi Emanuele. Intanto Laranova che nella prima giornata ha detto che non funziona di quella scorsa settimana di questo. C'è Emanuele Vignoli, quindi lascio la parola. Ciao Emanuele. Eccoci, grazie Paolo della linea, eccoci dalle muracciole di Aranova. Il parziale vede Aranova 0, Pomezia 0, quando siamo al nono minuto di questo primo tempo. Veniamo subito alla lettura delle formazioni. Il mister Bigna dell'Aranova schiera Zonfrini in porta, Proietti, Santoro, Bianchi e Tartaglione a formare il pacchetto difensivo, mentre agiranno a centrocampo Menegat, Abbondanza e Fiorentini, mentre le tre punte sono Fagioli, Giurato e Monteforte. Risponde l'11 del Pomezia, allenato da mister Gagliarducci, che schiera Pinna in porta, Montella, Gallo, Deleno e Scardora nel pacchetto arretrato, Panella regista con Perendellini e Tortora a centrocampo. Le tre punte sono Arduini, Bussi ed Italiano. Italiano, grande ex, quest'oggi giocava nell'Aranova fino a poco tempo fa. Mentre adesso andiamo in cronaca diretta perché guadagna il primo angolo della partita l'Aranova. Lo seguiremo un attimino in diretta quando siamo giunti al decimo di gioco. Vediamo un attimino chi batterà questo calcio d'angolo, il primo della partita, presumibilmente Fiorentini, vediamo un attimo, no, è il numero 7 Fagioli, batterà questo calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Padroni di casa che si schierano con un completo bianco, bordature rosso-blu, mentre il Pomezia si schiera con un completo completamente nero. Adesso Pomezia che difende bene su questo corner, pallone adesso sulla fascia sinistra, ma l'arbitro vede un fuorigioco, quindi Pomezia che batterà questo calcio di punizione nella propria area. Quando siamo giunti quindi al decimo minuto di questo primo tempo, reti bianche ancora qui alle muracciole tra Aranova e Pomezia, abita la partita del signor Teodoli della sezione di Aprilia, coadiuvato dal primo assistente Camilli di Roma 1, mentre il secondo assistente è Rosati di Roma 2. Cielo sereno quindi qui alle muracciole di Aranova, mentre adesso c'è il Pomezia che manovra a centrocampo. Numero 9 Bussi, ma è pescato in fuori gioco. Caro Paolo, siamo all'undicesimo di questo primo tempo, 0-0 tra Aranova e Pomezia, ti restituisco la linea. Grazie Emanuele Vignoli, e noi andiamo subito da Gabriele Tossio, perché all'Ivo Di Marco di Viale delle Canossiane il Cerveteri è passato in vantaggio contro l'Ottavia già al minuto 3 grazie a Filangeri, quindi il Cerveteri in vantaggio, e arriva un altro gol dal girone C. Ringrazio Domenico Santucci per la segnalazione. All'ottavo minuto il gol di Vendetti, quindi Anagni 0, Audace 1. Si sblocca anche questo campo. Noi però andiamo da Roma, qua per Ottavia Cerveteri, la terza giornata di campionato. Vogliamo leggere le formazioni. Sì? Vai Gabriele. Allora, le formazioni, l'Ottavia si schiera con innanzitutto vi diciamo che il parziale è già di 0-1, il Cerveteri sta vincendo grazie ad una conclusione di Filangeri dalla tre quarti, che praticamente ha approfittato di Lori che era un po' mal posizionato. Le formazioni comunque, l'Ottavia con Lori, di Giacchino, Paloni, Boninsegna, Petricca, Cervini, Murri, Flore, Demofonti, Paruzza, Casella. Disposizione tecnico Porcelli, abbiamo Vento, Chiti, Cubinelli, Ferruzzi, Gramaccioni, Tac, Petrini, Francaviglia e Geracitano. Il Cerveteri con Mastropietro, Palmaducci, Fornetti, Filangeri, Federici, Turbagni, Di Giovanni, Laudato, Di Mario, Mariani, Carnevali. Panchina Portoghesi, Millozzi, Dragonetti, Chirletti, Manzari, Pugliese, Savarino, Paraschi, Verna, allenatore Mariani. Dicevamo del Cerveteri che è passato in vantaggio dopo soli 3 minuti, adesso è l'Ottavia che prova ad attaccare e Cerveteri contiene bene con Fornetti che spazza via. Riparte dunque l'Ottavia con Pedrica, la squadra di Porcelli ha accusato il colpo ma sta cercando di reagire, ovviamente gioca in casa, viene da una sconfitta pesante e si trova già sotto nel punteggio, non una situazione facile per i romani che comunque sono intanto bene qua. Fornetti, un disimpegno difensivo,
Comunque l'Ottavia sta cercando di rimettere in piedi questa partita, ma non è facile perché il Cerveteri è partito subito col piglio giusto dopo l'importante attenzione adesso di Mario, mette dietro per Di Giovanni, destro, conclusione ancora Di Mario col destro ribattuto da Petricca, c'è cioè il primo calcio d'angolo dell'incontro in favore del Cerveteri, che come dicevamo viene da una vittoria rocambolesca ottenuta in casa contro il Fiumicino, perdevano 3-0 gli uomini di Mariani, poi hanno ribaltato grazie ad una tripletta appunto di Di Mario, due su calcio di rigore ed un gol di Federici. La partita qua è avvincente, combattuta sin dalle prime schermaglie di gioco, come detto il Cerveteri è già in vantaggio, quindi situazione ideale per gli ospiti che ora vanno a battere il primo calcio d'angolo. C'è intanto un richiamo da parte del direttore di gara nei confronti della panchina ospite, adesso va lavorato dalla bandierina col destro e va a scodellare questa palla al centro, ecco l'arbitro che dà il fischio, lavorato batte al centro, la palla è corta, ribatte bene la difesa dell'Ottavia, ma sui piedi di Laurato che stappa bene, si gira e rimane un calcio di punizione da posizione defilata interessante. Il potenziale offensivo del Cerveteri ovviamente è di tutto rispetto, e quando superano dal campo la formazione, attenzione adesso Laurato improvvisamente per Di Giovanni che è già nell'area di rigore, prova a girarsi, sta a stare il suo uomo, ci riesce ma poi viene raddoppiato e sventa appunto questa occasione l'Ottavia, che adesso può ripartire un alleggerimento grazie ad un calcio di punizione che va a prendere Casella in maniera molto intelligente. Gli uomini di Porcelli adesso manovrano sulla tre quarti con Flore, lancia in verticale subito improvviso a cercare Murri a tu per tu con Palmarucci, la palla arriva tra Mastropietro dopo che Murri ha tentato un cross smorzato appunto da Palmarucci. Allora, e si riparte con Gabriele, ti saluto per un attimo perché ci è arrivata una segnalazione da parte di Alessandro Natali, quindi ci sentiamo dopo. Va benissimo, allora un ringraziamento anche a Gabriele Tossio, e noi invece ci spostiamo da Alessandro Natali al Vigor Sporting Center di Colli Aniene per Vigor per Conti Civitavecchia. Ci è arrivata una segnalazione, andiamo a capire se c'è stato un gol che potrebbe aver sbloccato il match. Vai Alessandro. Sì, ottavo minuto di gioco nel corso del primo tempo qui al centro sportivo Vigor, in campo Vigor per Conti e Civitavecchia. Un minuto fa neanche il vantaggio della formazione di casa, cross di Falanga da sinistra, testa di Russo e palla in rete alle spalle di Pancotto. Andiamo a leggere le formazioni di Vigor per Conti e Civitavecchia, che alla ricerca della prima vittoria stagionale e le prime due giornate, gli azzurrana oggi in completo bianco di Francesco Bellinati hanno ottenuto un pareggio interno all'esordio contro, intanto attenzione, rischia l'autorete la formazione di Paolo Caputo, riescono a salvare i difensori tirrenici, dicevo della Vigor per Conti che ha ottenuto un pareggio proprio qui sul proprio terreno di gioco 1-1 con il Pomezia, poi ha perso di misura al Don Orione alla via della Camminuccia contro la Boreale Don Orione di Aldobrando Franceschini. Stesso risultato all'esordio per i portuali del presidente Presutti e mister Paolo Caputo, pareggio interno 1-1 con la Boreale Don Orione, poi sconfitta netta 4-0 a Vinanello contro la Polisportiva Favola Cimini con il portiere Bertolini che ha parato due rigori, uno sull'1-0 al 22esimo minuto alla Rosa e uno sul 3-0 in favore della formazione di Vignanello a Flavio Bucri al minuto 71 dell'incontro, proprio Bucri figlio del grande bomber Alessandro Bucri, ex Ostia Mare e soprattutto Alba Longa. Le due squadre scendono in campo agli ordini del signor Gabriele Cortale di Locri, coadiuvato dagli assistenti numero 1, signor Davide Gneo di Latina, e l'assistente numero 2, signor Michele Nappi, della stessa sezione dell'assistente numero 1. Scendono in campo con le seguenti formazioni: il Civitavecchia in campo con Pancotto, Mancini, Funari, Bevilacqua, Patarella, Tollardo, Gravina, La Rosa, Bucri, Ruggero, Pastorelli. A disposizione di mister Paolo Caputo, Travagnini, Castaldo, Bellumori, Serpieri, Converso, Luchetti, Loi, Mastropietro e Gretterson. Risponde la Vigor per Conti in campo con Trinchera, Panella, Moro, Di Paolo, Desideri,
Tuferri, Mbaye, Falanga, Russo, Proia, Damiani a disposizione di Francesco Bellinati, oltre al secondo portiere da Pote ci sono Zucchelli, Agostini, Di Bartolo, Peguiron, Francione, De Crescenzi. Di fatto è Venutolo, come detto il direttore di gara è il signor Gabriele Cortale di Locrico, aiutato da assistenti da Pecchegneo di Latina e il signor Michele Nappi della stessa sezione dell'assistente numero uno, Michele Nappi che è omonimo dell'ex difensore di Roma, campione d'Italia nel 1982-83, soprattutto del grande Perugia, del presidente D'Attoma e di mister di Radio Castagnieri che nel 78-79 finì il campionato imbattuto al secondo posto dietro al Milan, campione d'Italia allenato da Nils Liedholm. In questo momento attacca la formazione di Paolo Caputo, prova con Ruggero, poi il colpo di testa da parte di un giocatore della Tiger Tre Ponti che gioca in maglia bianca e non nella consueta maglia blaugrana, mentre in maglia azzurra e calzettoni neri e calzoncini dello stesso colore e il Civitavecchia. Siamo giunti all'undicesimo di gioco nel corso del primo tempo qui al centro sportivo Vigor, Vigor per Conti 1, Civitavecchia 0, segnato Russo al settimo minuto, la linea può tornare a voi. F enorme. E allora, grazie ad Alessandro Natali. Noi ci spostiamo da Francesco Liotta per Pro Calcio d'Or Sapienza, Centro Sportivo Primavera, e intanto è arrivato anche il gol del vantaggio della Tivoli sulla V3 Roma Team o W3 Roma Team. All'ottavo minuto ha segnato Rubino, quindi dopo Francesco Liotta andremo subito da Maglio Vignola per farci raccontare il gol. Intanto linea appunto a Francesco Liotta. Giorgio Castelli ci racconta Pro Calcio d'Or Sapienza, Centro Sportivo Primavera. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Paolo, buongiorno anche a Max Morganti della regia. In questo momento la partita è molto fisica, c'è poco movimento, poche occasioni. L'unica, è stata, l'unica vera occasione è stata del centro sportivo per Sapienza che ha sfiorato il palo ad inizio partita, dopo circa 3 minuti. Al momento partita molto fisica a centrocampo, sembra che continui così. Qualche movimento in questo momento, soprattutto nervosismo, è stato ammonito Minelli per proteste. Niente, a voi studio per i prossimi aggiornamenti. E allora, grazie a Francesco Liotta, quindi andiamo subito da Maglio Vignola e ci facciamo raccontare il gol che ha portato in vantaggio la Tivoli, quello di Rubino all'ottavo minuto. Intanto, sempre nello stesso raggruppamento, ovvero il girone C, segnaliamo il pareggio della Nagni contro l'Audace dopo il gol all'ottavo minuto di Vendetti, ha pareggiato Pintori al minuto 15. Vai Maglio. Mi dai la linea quando c'è un calcio di rigore per la Tivoli, siamo giunti al 16esimo, poi racconteremo dopo il gol del vantaggio Tiburtino, calcio di rigore assegnato dal signor Piccolo di Pordenone, è stato atterrato il numero 10 Tarmulau, scusatemi la pronuncia, calcio di rigore per la formazione, scusate, della Butre Roma Team, non per la Tivoli, è stato atterrato quindi il numero 10 Cusciana, quindi c'è la possibilità della W3 Roma Team di portare le cose in equilibrio. Calcio di rigore per la formazione del presidente Andrea Persi, quando siamo giunti al 16esimo, andrà alla battuta, ma appena si gira la maglia diremo, e c'è il gol, il pareggio della Q3 firmato dal numero 29 Cusciana, quindi pareggio qui subito, botta e risposta fra Tivoli e Q3, l'avevamo detto all'anticipo. Fuochi d'artificio in questo inizio partita, due squadre costruite per obiettivi importanti, ricordiamo che la formazione di casa era passata in vantaggio invece all'ottavo minuto, grazie a un colpo di testa di Rubino, stazione di calcio d'angolo, pareggio di Cusciana dagli 11 metri al minuto 16esimo, 16 minuti quindi di botta e risposta fra Tivoli e V3, lì dallo studio. Allora, grazie a Maglio Vignola che ci ha raccontato in diretta all'1-1 della V3 Roma Team. E io allora direi di spostarci all'Angelo Sale per la Dispoli Boreale Don Orione attraverso il commento di Maurizio Urso che per la pagina Facebook della Dispoli ci racconterà appunto questa gara tra i padroni di casa rosso-blu, quasi una delle favorite del raggruppamento A, contro la Boreale Don Orione che si presenta all'Angelo Sale dopo aver battuto la Vigor. Tutti Palaghesci fuori, vediamo se è calcio d'angolo e corner, quindi la Boreale avrà l'opportunità di sfruttare questo corner. Quanti sono in diretta adesso? Guardate dal vostro. Andrà a battere adesso il calcio d'angolo. Tutto pronto. Attenzione, chiama lo schema. Palla dentro sul primo palo, c'era Teti.
a liberare per Cedeno, ancora di testa, palla che rimane tra i piedi di Cotani, attaccato tra due uomini, non è fuori, non era uscita la palla, viene però accompagnata con lo sguardo dalla rosa. Intanto ringraziamo i tantissimi tifosi in diretta anche quest'oggi sulla nostra pagina Facebook. Come avete potuto vedere nelle ultime settimane, un rinnovamento grafico delle attività della nostra pagina social, con tantissime informazioni, tantissimo live, tantissime dirette e soprattutto tanti progetti che non vi sveliamo, che sono in cantiere per essere sempre, per primeggiare proprio nell'area comunicazione, come da sempre facciamo da queste parti. Tanti progetti innovativi, spesso anche l'e-sport, il progetto e-sport che vede la Dispoli appunto quest'anno. Attenzione, Vatteti in pressing, Ottigon ha servito Ferazzoli, poi c'è un fallo sulla tre quarti, se la vede l'arbitro, quindi punizione della Boreale. Come dicevamo, progetti sport partito quest'anno e altri progetti social pronti a partire per un Ladispoli 2.0 sempre più all'avanguardia, questo fortemente voluto dalla nuova presidenza, come avete potuto vedere. Immagino anche la grafica del gol, una nuova veste grafica anche per le realizzazioni che potete seguire sulla nostra pagina social. Ma torniamo alla diretta, vado quando c'è Visone, serve però dietro Salvato, direttamente dalle parti di Grosso, palla per la rosa, la rosa per Puccio, Puccino la rosa, fraseggiano i due e poi dalle parti di Gigi sale Gigi. Poi c'è Perocchi, va però per ancora per Salvato, ancora per il capitano, in diagonale per Manuel, prova ancora Manuel, attenzione, arriva Begliutti, poi Puccino, poi Salvato. La Dispoli fraseggia, vuole far uscire ovviamente la formazione ospite, intanto Visone però sbaglia l'appoggio, ha provato a ripartire la Boreale, palla che esce fuori, sarà fallo laterale per il la Dispoli, con la Boreale che prova a fare qualche passo in più in avanti per andare a fare pressione sulla fallo laterale sulle tre quarti. Va Salvato di testa, Teti chiama in casa Daguano, la palla era già uscita, fallo laterale. Boreale che aveva iniziato non nel girone A questo campionato, poi si è ritrovata la Dispoli, che tra l'altro era stata affrontata, le due squadre si erano già affrontate in estate in un test amichevole precampionato. Intanto va Begliutti, ancora Begliutti attaccato da Cedeno, fallo dice l'arbitro, punizione per la Boreale. Era partita molto bene anche la Boreale nell'altro girone, tra lo Scalo, la Perconti e la Boreale, sicuramente il girone A è cresciuto di intensità, ma attenzione c'è Casavecchia, poi la Dispoli riesce a liberare solo per un attimo perché Casavecchia torna in possesso del pallone, prova ad allargare verso Formilli, ancora Formilli, palla che rimane lì, rimessa dal fondo dice l'arbitro. Vediamo se nel girone A ci sono aggiornamenti. Grosso chiede a tutti di salire, andiamo a vedere, c'è il vantaggio del Cervedi sul campo dell'Ottavia, 1-0. Va Cedeno col ginocchio, controllo che porta la palla fuori, rimessa laterale, era rimasta a terra Cedeno, adesso prova Sarmiento ancora scambia con il numero, dovrebbe essere 10, Formilli. Adesso andrà la rosa a battere, no, si trattava, scusate, di Pagnotta, stessa capigliatura di Formilli. Va la rosa, palla per Visone, viene attaccato proprio da Pagnotta, Visone perde la palla su una posizione dove non la deve perdere, poi la va a recuperare Perocchi che cerca Teti, va a fare sportellate, corre Becchini, dice fallo l'arbitro, quindi punizione per la Boreale. E allora noi ritorniamo in studio, il gol dell'1-0 della Dispoli era stato realizzato al minuto 22 da Bezziccheri,
E noi invece ci andiamo a sentire l'audio di Atletico Lodigiani Sora, gara del raggruppamento C. Sempre ricordiamo dalla pagina Facebook dell'Atletico rivitalizzato Lodigiani. Dopo la vittoria di domenica scorsa per 3-0, sempre contro l'Atletico Vescovio. Rimessa laterale affidata a Micheli. Riguadagna il possesso palla Ciotoli. Spalla alla porta. Cerca un fallo e lo ottiene. Grande lavoro di in fase di disimpegno da parte del classe 2000 Ciotoli. Binaco prova a far viaggiare Ciorigno. La chance più pericolosa fino ad ora l'ha creata senza dubbio Ciorigno con il tiro cross direttamente su Cittadini, che ha creato appunto qualche apprensione. Calabresi a cercare Iovine. Bravo Zanchi a favorire l'uscita di Calzetta. Calzetta al rilancio di testa e direttamente in angolo. Piccola ingenuità, chiamava l'uscita di Cittadini, non si sono intesi i due. E secondo corner della partita è sempre del Sora, dalla bandierina Binaco. Cross Meledandri. Scambia al centro Ciotoli con il petto, secondo il direttore di gara con il braccio, e dunque calcio di punizione. Va Cittadini a cercare Dinolfo. La sfera però è troppo. Allora, noi ritorniamo in studio perché c'è stato il raddoppio del Cervedere sul campo dell'Ottavia grazie al gol di Di Mario al minuto 22, mi ricorda Domenico Santucci, quarto gol stagionale per l'attaccante del Cervedere che in effetti è stato grande protagonista nel posticipo della scorsa 22esimo qua da Ottavia del primo tempo. Cervedere raddoppiato grazie ad un gol di Di Mario, rimessa laterale battuta molto bene da parte di Palmarucci. Non bene, a dire la verità, Lori in uscita, il portiere dell'Ottavia che ha responsabilità su entrambi i gol, quindi il Cervedere si ritrova in vantaggio per 2-0, una partita viva, vincente, che gli uomini di Mariani stanno interpretando nella maniera giusta, a differenza di quanto era avvenuto nel primo tempo col Fiumicino. Un Cervedere col piglio appunto giusto, una squadra tosta, cattiva in ogni reparto, che sta giocando veramente un buon match e si ritrova giustamente anche il vantaggio per 2-0 qua su un campo difficile come quello di Ottavia. La partita però, ripeto, è viva, vincente, molti contrasti di gioco. In questo momento c'è un calcio di punizione da parte del Cervedere, da sottolineare che Di Mario con questa rete è già a 4 centri in 3 gare, insomma è tanto per un ragazzo che comunque i gol li ha sempre fatti, però insomma è veramente in uno stato di grazia l'attaccante del Città di Cervedere. Città di Cervedere adesso batte un calcio di punizione da retrovie con Silvani, palla lunga che va a spazzare col ginocchio via Petricca. Adesso Di Giovanni prova a controllare
col destro quasi commette fallo, l'arbitro fa proseguire per l'Ottavia, comunque arriva una rimessa dal fondo che consente agli uomini di Porcelli di respirare. Formazione di Porcelli che qualche minuto fa ha protestato per un presunto contatto in aria da parte di un giocatore di Città di Cervetri che con la mano avrebbe toccato il pallone, in realtà qui dalla tribuna non c'è apparso, però la squadra dell'Ottavia ha protestato, giustamente cerca di riaprire la partita in qualche modo, la partita che adesso la fa Demofonti col destro, prova al limite dell'area ad inserirsi una serpentina, diventa tutto la retroguardia Cervetri che riparte bene subito velocemente con Di Giovanni e Di Mario. Di Giovanni anche oggi sta giocando una buona partita, serie di contrasti, l'arbitro alla fine passa per un calcio di punizione in favore degli uomini di Porcelli, oggi con una casacca verde, in realtà inusuale, verde flau, di solito lo indossa Cervetri, invece l'Ottavia di indossare una casacca verde flau, Cervetri una maglia celeste. Qualche protesta in mezzo al campo, rimane a terra un giocatore del Cervetri, Di Mario, e viene consentito l'ingresso da parte del massaggiatore ospite, quindi il gioco in questo momento è fermo. Ripeto, il parziale sempre 2-0 in favore della Città di Cervetri qua ad Ottavia, in questo momento non si sta giocando. Curiosità, c'è stata l'uscita dal campo di Mariani al decimo del primo tempo per un infortunio, al suo posto è entrato Pugliese tra le file del Cervetri. Va benissimo, grazie Gabriele, noi ci spostiamo a dopo su altri campi, intanto le variazioni che ci sono arrivate sono diverse, andiamo a ricapitolare: Real Monterotondo Scalo, Polisportiva Faulo e Cimini 1-0, al 28esimo il gol di Pascu, che quindi dopo essere andato a segno nella gara contro l'Ottavia, vinta 9-1 dal Real Monterotondo Scalo della scorsa settimana, sblocca anche la partita contro la Faulo e Cimini, come mi ricorda Domenico Santucci, anche per Pascu sono 4 le reti stagionali. Nel girone B invece, triplice vantaggio della Strea sul Falasche Lavigno, che nel giro di 6 minuti segna prima con l'autogol di Zimmermann, poi con Di Curzio e poi ancora con Aglietti, quindi Falasche Lavigno 0 Astrea 3. Per quanto riguarda invece il girone C, la doppietta di Proietti premia il Villalba, che adesso è sul 2-0 contro la Luis. Questi quindi i risultati che ci sono, le segnalazioni che ci sono arrivate fino a qui. Le altre invece le abbiamo già dette, quelle il vantaggio della Dispoli sulla Boreale Donorione al 22esimo Bezziccheri, poi Ottavia Cervetri, come ce la sta raccontando Gabriele Tossio, in vantaggio il Cervetri per 2-0, quelle di Filangeri e di Mario, poi la vigor per Conti avanti sul Civitavecchia grazie a Russo, e l'1-1 tra Anagni e Audace, all'ottavo il gol di Vendetti per l'Audace, poi ha risposto Pintori al minuto 15, mentre Tivoli V3 Roma Team è sull'1-1, come ci sta raccontando Maglio Vignola, all'ottavo minuto il gol di Rubino, al sedicesimo ha risposto Cuscianna su calcio di rigore. Sempre Domenico Santucci mi segnala che per Proietti si tratta del terzo gol stagionale, quindi diversi attaccanti in forma in questa prima parte di questo mini campionato di eccellenza. E noi dopo Gabriele Tossio andiamo da Alessandro Natali, che con gli Agnene ci sta raccontando la gara tra i blaugrana della Vigor Perconti e i nerazzurri del Civitavecchia, una sfida anche tra due tecnici importanti come lo stesso Bellinati e Capone. Alessandro. Sì, 30, 29 anche minuti nel corso del primo tempo, per Conti sì, nei confronti della diretta, sempre buono il gol all'ottavo minuto di Russo di testa sul cross sinistra di Falanga. Buongiorno Paolo, buongiorno a Massimo Morgante, buongiorno ai radioascoltatori. Mi avevo dimenticato di fare i saluti, è stato un cross da parte di un giocatore del Civitavecchia completamente errato, si tratta di La Rosa, poi cade a terra, intanto si riprende con la rimessa da parte del portiere della Vigor Perconti Trinchera. Diciamo che al tredicesimo minuto punizione per la formazione di casa, con Pancotto bravo a uscire ad anticipare tutti in area di rigore, poi il 22esimo Ruggero per Pastorelli, bravo a uscire il portiere di casa Trinchera, e poi al 28esimo lungo lancio per Russo anticipato in uscita da Pancotto, in uscita alta per del portiere della formazione di Paolo Caputo. Ora è la Vigor Perconti che giostra della propria metà campo, Desideri
Figlio d'arte supera la linea di metà campo, figlio di Stefano Di Fidelio, questi giocatori soprattutto di Roma ma anche di Inter e Udinese hanno buona guardia adesso i giocatori del Civitavecchia, la rosa per Bevilacqua, ancora in possesso palla la formazione di Caputo con Funari, lungo lancio per Bucri. Non ci arriva il giovane attaccante nero-azzurro che ricordiamo insieme al compagno di squadra La Rosa domenica scorsa a Bignanello si sono fatti ipnotizzare dal portiere della formazione di Vigni della Polisportiva Fabio Cimini, del portiere della Fabio Cimini che ha respinto due calci, ha parato due calci di rigore. Ora Desideri, giosta la prova a metà campo, la formazione di Bellinati, porta palla Desideri, la palla per Damiani, spalle la porta Damiani ora per Falanga, l'autore del cross che ha permesso a Russo poi di portare di testa in vantaggio la compagine del presidente Maurizio Perconti, di mister Francesco Bellinati. Siamo giunti al 31esimo minuto di gioco, le due squadre ricordiamo prima di questa partita stavano a un punto, adesso classifica live, ovviamente la Vigor Perconti è a 4 punti, rimane a un punto la formazione di Paolo Caputo, il colpo di testa di Funari. Ci arriva prima che ci arrivasse un giocatore della Vigor Perconti, oggi in completo bianco, abbiamo detto, non nella consueta casacca blaugrana, la palla tra i piedi di Trinchera. Siamo giù 31 e mezzo, tra quasi 32 nel corso del primo tempo col centro sportivo Vigor, la palla è tra i piedi di Ciuferri, il lancio in profondità respinto da Ruggero in fallo laterale, va a battere la rimessa il numero 3 Moro della formazione allenata da Francesco Bellinati, la palla ora per il numero 8 Falanga, palla che rimane lì, poi Russo, l'odore del gol del gol che ha permesso, che sta permettendo alla formazione di casa di essere avanti di una rete 1-0, gol di Russo, ricordiamo l'ottavo minuto di questa prima frazione di gara. Fallo laterale per il Civitavecchia, prende palla Ciferri, dà la palla a Desideri, Mbaye, ancora Mbaye autore del gol sul calcio di rigore che aveva permesso alla Vigor Perconti di passare momentaneamente in vantaggio nei confronti del Pomezia nella gara di esordio, poi è arrivato il pareggio con neanche due minuti per della formazione pometina, sentiamo questa azione del Civitavecchia, poi vedremo lo studio, Ruggero viene fermato dal grande intervento da parte di Ciuferri che tende da poco portiere, il colpo di testa di Moro, ancora Civitavecchia però in possesso palla, io sarei la linea e seguire questa azione d'attacco della compagine del presidente Presutti, di mister Caputo, la rosa che scambia con Bevilacqua, ancora il numero 4 è capitano della formazione del Civitavecchia, la rosa vediamo se dà la conclusione, no, dà la palla a Pastorelli, poi lo scontro con Desideri, secondo il direttore di gara c'è il fallo da parte del numero 5 della Vigor Perconti, ricordiamo ammonito nel corso dell'incontro Desideri, calcio di punizione dal limite in favore della formazione di Caputo, riterrei la linea ancora per un po' per seguire questo calcio di punizione, questo calcio piazzato in favore della formazione portuale, sul pallone ci sono Pastorelli e Ruggero, vediamo chi sarà andare al tiro, vediamo questo, aspettiamo il fischio da parte del signor Gabriele Cortale della sezione di Locri, provincia di Reggio Calabria, viene da fuori regione, dalla splendida Calabria, il direttore di gara di questa partita, Ruggero toccherà per Pastorelli, sembra che sia questa l'intenzione, il fischio del direttore di gara, in questo parte Pastorelli direttamente tra le braccia di Trinchera, 34 sul cronometro, Vigor Perconti 1, Civitavecchia 0, Russo all'ottavo, linea lo studio. Grazie ad Alessandro Natali. Allora, Audaci di nuovo in vantaggio nel girone C, ha segnato al 36esimo minuto Criscuolo, ma soprattutto per quanto riguarda i nostri campi collegati c'è stato il vantaggio dell'Aranova ai danni del Pomezia, al 40esimo minuto ha segnato Monteforte, quindi noi andiamo a sentire Emanuele Vignoli. Poi mi segnala Domenico Sattucci privato che il Campus Eur è in vantaggio sullo Sporting Ariccia, al 41esimo ha segnato Guiducci. Qualche secondo di attesa per Emanuele Vignoli, eccolo qui, vai Emanuele.
Sì, eccoci, eccoci, siamo al 42esimo di gioco, c'è un calcio di punizione per il Pomezia, ma la barriera ribatte, era stato l'italiano che aveva col suo destro, aveva battuto il calcio piazzato. Poco fa l'Aranova è passata in vantaggio con Monteforte, una bella azione tra Fiorentini, il giurato, e proprio quest'ultimo ha portato Monteforte al tiro in area, un bel diagonale sul secondo palo che ha battuto Pinna. Comunque era venuto bene fuori il Pomezia in questi ultimi minuti, perché aveva comunque giostrato la maggior parte delle azioni offensive. Adesso vediamo l'italiano in area, spreca malamente calciando al centro mentre poteva tirare, era abbastanza libero. Comunque prosegue ancora, andiamo un attimo in cronaca ancora diretta, perché il Pomezia sta premendo sull'acceleratore alla ricerca del pari. C'è Gallo che guadagna un fallo di punizione, siamo sulla fascia sinistra del campo, Pomezia che sta attaccando da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Vale la pena un attimo seguire questo calcio piazzato quando siamo giunti al 44esimo minuto di gioco, quindi vede l'Aranova ancora in vantaggio con il gol di Monteforte di poco fa. Da raccontare parecchie azioni di gioco nei minuti non collegati, ma vale la pena andare in diretta per seguire questo calcio piazzato che batterà sulla fascia sinistra, sul lato corto dell'area di rigore, il Pomezia. Vediamo un attimino è il numero 11 italiano che serve la palla in mezzo, esce il portiere Zonfrilli fa sua la palla e quindi sfuma questo ennesimo tentativo per il Pomezia. Pomezia che era stato pericoloso al 28esimo con Perendellini appena dentro l'area ha calciato alto, mentre l'azione più importante del primo tempo riguardo i padroni di casa vede Tartaglione, un difensore centrale, in mezza girata su azione di calcio piazzato, ha spedito alto ma davvero pregevole il suo gesto tecnico. Aranova comunque molto molto tornione in questo primo tempo, ritmi bassi, ma ha trovato comunque il gol del vantaggio con Monteforte. Quindi quando siamo giunti al 45esimo minuto di questo primo tempo, Aranova 1 Pomezia 0, l'autore del gol Monteforte al 38esimo minuto di gioco. Paolo, ti restituisco la linea. Grazie a Manuel Vignoli, noi ci spostiamo da Alessandro Natali perché ci ha contattato di nuovo in privato, quindi probabilmente è successo qualcosa a Coglianiene. Andiamo a vedere se si tratta del raddoppio della Vigor oppure del pareggio del Civitavecchia, ce lo vedrà adesso il nostro assalto. Sì Paolo, 38 minuti nel corso del primo tempo, qui al Centro Sportivo Vigor c'è stato un calcio di rigore per il Civitavecchia, intervento di Panella, danni di Gravina in area di rigore. Gravina però si fa ipnotizzare da Trinchera che ne respinge la conclusione. Poi sono bravi i difensori della Vigor Perconti a liberare in calcio d'angolo non ha avuto esito per la formazione del presidente Presutti di mister Caputo, però attacca la formazione portuale, la rosa sulla linea di fondo, cade a terra la rosa, vediamo un po' cosa decide il signor Cortale della sezione di Logri, niente, non c'è il fallo, si riprende con la rimessa da fondo per il portiere della Vigor Preconti Trinchera, eroe di giornata fino a questo momento, parando il rigore di Gravina, che lo stesso numero 7 Tirrenico si era procurato. Una bella azione personale in area di rigore e l'intervento irregolare secondo il fischietto calabrese da parte del numero 2 della formazione qui di casa. Trinchera pronto rinvio, il rinvio da parte dell'estremo difensore della Vigor Perconti, lo stop di petto di La Rosa, viene però anticipato il numero 8 portuale. Ancora ora Baye sul pallone, la palla per Russo sull'out di destra, prova ad andare sul fondo, prova a crossare, prova a mettere in mezzo un pallone, viene fermato dai difensori avversari. Ora Gravina sulla sfera, Gravina deve arretrare, dare palla indietro al proprio portiere Pancotto per Patarella. Ancora il Civitavecchia che giostra nella propria area di rigore, neanche metà campo,
poi rimane a terra Funari, numero 3 del Civitavecchia, il signor Cortale di Logri ferma il gioco, decreta il calcio di punizione in favore della compagine allenata da Paolo Caputo. Ricordiamo un punto in classifica, il pareggio interno con la Boreale d'Onorione, poi la netta sconfitta 4-0 a Vignanello e adesso la momentanea sconfitta qui al centro sportivo Vigor, con la grossa occasione un paio minuti fa di arrivare al pareggio. Bravo Trinchera a respingere il tiro di Gravina, bravo anche adesso a parare la conclusione dalla distanza da parte di Pastorelli, un tiro è abbastanza debole e centrale da parte del numero 11 ospite, 40 e mezzo, quasi 41 ormai nel corso del primo tempo, quello di Vigor Sporting Center. Il risultato è quello che conoscete, ossia Vigor per Conti 1, Civitavecchia 0, all'ottavo gol di Russo, al 36esimo. Il portiere della Vigor per Conti Trinchera ha respinto un calcio di rigore di Gravina, c'è lo stesso numero 7 e Portuale si era procurato. È tutto per il momento, linea poi in studio. Allora, ancora ringraziamo Alessandro Natali, noi andiamo da Francesco Liotta perché è terminato il primo tempo al Giorgio Castelli tra Procalcio d'Or Sapienza e Centro Sportivo Primavera, risultato di 0-0, nessuna rete. Andiamo a sentire però da Francesco se per caso c'è stata qualche occasione da gol. Mi ricorda Domenico Santucci che si tratta del terzo rigore consecutivamente sbagliato dal Civitavecchia, che ne aveva già sbagliati due domenica scorsa contro la Foul Cimini. Vai Francesco. Sì Paolo, buongiorno, di nuovo. Allora, pochi aggiornamenti riguardo Procalcio Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera. C'è stata l'ammonizione di Giurelli per il CTS al 37esimo per aver calciato lontano il pallone dopo un contrasto. Gli ultimi 10 minuti è stata soprattutto Procalcio, aveva preso il campo ma con il CTS che riparte e riparte bene, comunque sempre molto insidiosa. Al 42esimo l'azione migliore del primo tempo proprio della Procalcio, con Frattasi che ha salvato sulla linea il tiro al volo di Pastorelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, però si rimane sul 0-0 dopo aver trovato la testa di Pastorelli, di Frattasi, scusami. Ok, quindi sempre 0-0, allora ti ricontattiamo per quanto riguarda i secondi 45 minuti. E allora io direi di andare da Maglio Vignola, perché se non ricordo male il primo tempo lì all'Olindo Galli era iniziato con qualche minuto di ritardo, quindi probabilmente potrebbero ancora star giocando Tivoli e V3 Roma Team, risultato sull'1-1 dopo il gol all'ottavo minuto di Rubino per i padroni di casa e il rigore di Cascianna per gli ospiti. Vai Maglio. Siamo ancora nel recupero qui a Olindo Galli, la V3 ha sfiorato il vantaggio qualche istante fa con un colpo preciso, di testa preciso di Azzauni, che ha deviato in calcio d'angolo con l'estremo difensore Franca Bandiera, che ha salvato il risultato. Però devo fare una rettifica, amici radioascoltatori, il pareggio della V3 non è stato segnato da Cusciana ma da T6, era stato atterrato Cusciana, siamo stati ingannati dal sole, è stato atterrato Cusciana, dagli 11 mesi è presentato T6 che ha appareggiato così l'incontro al vantaggio di Rubino. Si gioca ancora qui a Tivoli, la gara è iniziata con qualche minuto di ritardo rispetto agli altri campi di gioco, un 1-1 che sta maturando in questa prima frazione di gioco, sta giocando praticamente solo la V3 dopo il vantaggio iniziale della Tivoli, che andrà in vantaggio al minuto 5 con un colpo di testa di Rubino su azione di calcio d'angolo. C'è stato subito il pareggio della formazione ospite messo a segno dal calcio di rigore segnato da T6 per un atterramento in area da parte di Cusciana da un difensore avversario. Da 11 mesi si è presentato l'ex attaccante del team Nuova Florida, parentesi, anche una parentesi ottava la scorsa stagione, e ha messo fuori causa Franca Bandiera. In questo momento è finito il primo tempo, ricordiamo proprio sul finale proprio del primo tempo, nel terzo minuto di recupero, la V3 ha tirato il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Cusciana su cross di Damiani, è stato bravissimo Franca Bandiera a salvare il risultato e a deviare in calcio d'angolo un Tivoli che dopo il vantaggio iniziale si è un po' spento. Vedremo nella ripresa se il mister Fabio Lucidi, ricordiamo orfano di comunque perine importanti come De Dominicis e Scotto Di Clemente, rimescolerà un po' le carte. Ricordiamo che la Tivoli non ha giocato domenica scorsa nella prima uscita stagionale, aveva vinto con il Città di Pariano nella prima giornata, invece la V3 viene da due vittorie consecutive, una squadra che ho detto a inizio collegamento che è stata costruita o comunque per fare qualcosa di ambizioso e importante,
nonostante comunque in questo raggruppamento ci sono squadre di blasone proprio come la Tivoli 1919 e anche l'altra squadra della giocheria, parliamo del Soracascio che sta pareggiando 0-0 al Francesca Gianni di Roma contro l'Atletico di Lodigiani. Per questo primo tempo è davvero tutto, ti ribadisco il parziale e i marcatori. Tivoli calcio 1, W3 Roma Team 1, al vantaggio iniziale di Rubino al minuto 4, pareggio di 6 al minuto 16 su calcio di rigore. Via lo studio. Allora, noi rientriamo in studio e andiamo a sentire Gabriele Dossio per il commento al primo tempo di Ottavia Cerveteri, i primi 45 minuti che sono terminati praticamente adesso. Cerveteri in vantaggio di due reti grazie a Filangeri e Di Mario. Ottavia, il parziale è 0-2, quindi ribadiamo il parziale 0-2, Cerveteri sta vincendo ad Ottavia grazie appunto alla rete di Filangeri in apertura e al raddoppio di Di Mario al 22esimo del primo tempo. Partita combattuta, un paio di ammoniti, uno per parte, Federici per il Cerveteri e poi Paruzza per quanto riguarda l'Ottavia, che ha interrotto un'azione di ripartenza di Giovanni interessante che avrebbe messo Carnevali praticamente a tu per tu probabilmente col portiere. Quindi il parziale è in favore dei verdi azzurri che conducono e in questo momento sono a 6 punti nella classifica generale. E allora ringraziamo Gabriele Tossio per questo commento al termine dei primi 45 minuti. Intanto c'è stato il raddoppio del Campus Eur dopo la rete al 41esimo minuto di Guiducci, ha segnato Bukur, quindi l'ex Savio, in gol per quanto riguarda il Campus Eur, che al momento conduce 2-0 sullo Sporting Ariccia. Un Campus Eur al debutto casalingo, visto che ha giocato fin qui solo in trasferta e aveva riposato. Questi risultati al termine dei primi 45 minuti, più o meno dovrebbero essere finite tutte le gare di questa domenica, i primi tempi delle gare di questa domenica 25 aprile 2021. Anzi, c'è proprio l'ultima segnalazione che mi arriva adesso da Domenico Santucci, che è quella del 3-0 del Villalba, parliamo del girone C, 47esimo minuto, il gol di Ranieri, che quindi si va ad aggiungere alla doppietta realizzata da Proietti al minuto 14 e al minuto 28, quindi Villalba 3, Luis 0, questi tutti i risultati che ci sono arrivati fin qui. La Dispoli Boreale d'Onorione 1-0 al 22esimo minuto, gol di Bezziccheri. Aranova Pomezia 1-0 al 40esimo, il gol di Monteforte. Al Lievo di Marco in via delle Canossiane, Cerveteri in vantaggio 2-0 sull'Ottavia, gol di Filangeri e Di Mario rispettivamente al minuto 3 e al minuto 22. Real Monterotondo Scalo avanti sulla Polisportiva Paolo Cimini al 28esimo, gol di Pascu. E poi Vigor e Perconti avanti sul Civitavecchia al 7esimo, il gol di Russo, ma gli ospiti di Caputo hanno anche sbagliato un calcio di rigore. Nel girone B, giocata ieri, Lupo Frascati Anzio terminata 1-0 col gol di Muzzi. Campus Euro Sporting Ariccia in corso 2-0 al 41esimo minuto, Guiducci al 45esimo, Bukur. Poi il 3-0 della Strea sul campo del Falasche Lavigno al Villa Claudia di Anzio al 17esimo, due gol di Cimerman al 18esimo, il gol di Curzio. E poi al 23esimo la rete di Aglietti. 0-0 invece tra Polo Calcio Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera, è stata rinviata Unipomezia Gaeta. Per quanto riguarda il girone C, 2-0-0, quelli tra Atletico Loigiani e Sora e tra Atletico Vescovio e Pagliano. Vantaggio esterno dell'Audace 2-1 sul campo della Lagna all'ottavo minuto, gol di Bendetti. Provvisorio pareggio di Pintori per la Lagna al minuto 15 e poi al 36esimo Criscuolo ha riportato in vantaggio l'Audace. 1-1 tra Tivoli e V3 Roma Team. Tivoli avanti con Rubino al minuto 8 e pareggio della W3 Roma Team al 16esimo minuto, T6 su calcio di rigore. Villalba Luis, l'abbiamo appena detto, è sul 3-0, 14 e 28 i minuti dei gol di Proietti al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero del primo tempo, la rete di Ranieri. Mi segnala Alessandro Natali che è terminato il primo tempo tra Vigor Perconti e Civitavecchia, quindi richiamerei per un rapido commento prima poi di andare in pausa e di ricominciare con i secondi tempi. Quindi linea ad Alessandro Natali che ci racconta i primi 45 minuti di gioco tra la formazione di Bellinati, che attualmente sono in vantaggio su quelli di Caputo. Vai Alessandro. Sì, è terminato da pochi minuti il primo tempo qui al Vigor Sporting Center tra Vigor Perconti e Civitavecchia, è terminato con la formazione di Francesco Bellinati avanti di una rete, quella segnata all'ottavo minuto da Russo di testa su cross da sinistra di Falanga,
ricordiamo però che il Civitavecchia ha avuto una grossa occasione per venire al pareggio, ma per un fallo ai danni di Gravina in area di rigore da parte di Pannella ammonito nell'occasione, però il numero 7 della formazione portuale che ha subito il fallo e ha tirato il calcio di rigore, si è fatto ipnotizzare da Trinchera, molto bravo a respingere la conclusione e bravo dagli 11 metri e bravi anche i difensori a allontanare la palla in calcio d'angolo. Ricordiamo altresì che questo è il terzo calcio di rigore fallito dalla formazione di Paolo Caputo, tra sbagliati che ho già detto due domenica scorsa a Vignanello con la rosa nel primo tempo e Bugri nella ripresa. In le due occasioni bravo il portiere della formazione della FAVL Cimini di Vignanello a respingere le conclusioni da parte dei due giocatori a disposizione di Paolo Caputo. Sicuramente non è fortunata la formazione portuale con i tiri dagli 11 metri, visto che è già il terzo che sbaglia in una partita e mezzo, nella partita di domenica scorsa e quella di oggi qui al Vigor Sporting Center. È tutto per quanto riguarda il primo tempo tra Vigor Perconti e Civitavecchia. Ribadisco il risultato 1-0 in favore della Vigor Perconti, la rete di Russo al settimo minuto, lì nello studio. Grazie Alessandro Natali. E allora noi andiamo in pausa con gli highlights della partita di ieri tra Luva Frascati e Anzio, terminata 1-0 grazie al gol di Muzzi. Le immagini sono commentate da Massimiliano Cannaliere, che mi segnala una triste notizia a proposito dell'Anzio, perché ieri è venuto a mancare il papà di Mario Guida, l'allenatore appunto della squadra Porto Danzese. Naturalmente ci stringiamo a lui. Del minutaggio siamo subito a dirvi che se ne sono andati 3 minuti nel corso del secondo tempo sullo 0-0, palla lunga, attenzione, c'è un calcio di rigore sul colpo di testa ed è un episodio che può spostare il colpo di testa, è avvenuto sull'altezza del secondo palo e c'è stato un braccio teso e il direttore di gara ha concesso la massima punizione per la formazione padrona di casa, con Rizzero di fronte all'esame più duro che possa affrontare un portiere. Saltella in posizione centrale con la casacca arancione il buon estremo difensore, la parata, attenzione, e poi il gol da parte di Muzzi. Aveva neutralizzato la palla, però era rimasta per sfortuna del bravo portiere Anziate centrale, quindi a quel punto il numero 11 e non nessun suo compagno ha ribadito all'interno dei 7 metri, quindi Lupa Frascati 1 Anzio 0. E allora noi torniamo in studio, 2 minuti di pausa e poi la ripresa della nostra trasmissione con i secondi 45 minuti della terza giornata. Che arbitro è l'unico capace? Plomonama, Domini Record, Franklin Internet. Esto es lo que está. No me hable de roto, tengo ubica que lo que con mi metal, oye. Le llega a Jiménez. No te metas con nosotros, Palomo. No te metas con la gente que te pueden dar plomo. Suéltalo, Joaquín.
una melting bar. Que yo le meto, yo no soy el caca, tampoco soy el sujeto. El vaqueo en mí. Abrígate, nueve. Se le quitan los tiros y se le parten la bola, esto es lo que está. A usted y hay que darle plomo, nada más yo no fumo. Y tampoco prendo un blog. Enemigo blanca nieve, palomo, mi mambo y ustedes le meten bien, sí. Todito. Mi negro no tiene, yo se lo voy a meter todito. Plomo, 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 plomo. Riprendiamo con i secondi tempi della terza giornata del campionato di eccellenza. Noi ci spostiamo alla Dispoli da Maurizio Urso per la gara dell'Angelo Sale tra i padroni di casa rossoblu e la Boreale Don Orione. E sul pallone va, come di consueto, Tabarini. Va Tabarini, palla lunga per tutti, cross completamente sbagliato da parte dell'attaccante rossoblu. Intanto vediamo Casavecchia e l'arbitro. Tutto pronto, quindi la battuta. Rimessa dal fondo, quando è pronto un cambio per la Dispoli, pronto Capanna. Andiamo allo spigherato. Sostituzione nelle file della Dispoli, sta per entrare con numero 17 Federico Capanna, esce con numero 3 Davide Cedeno. Quindi primo cambio per la formazione di Marco Scorsini, dentro quindi Capanna. Era subentrato a partita in corso anche 7 giorni fa in quel di Pomezia, giocatore dotato di tanta qualità e anche di quantità. Intanto va Casavecchia, scambia ancora con Ferrazzoli, prova adesso Casavecchia per Rebecchini. Tabarini va a recuperare un bel pallone sul numero 13, subentrato all'inizio del primo tempo, si tratta di Davide Buccioni, classe 97. Palla per Casavecchia all'altezza del cerchio centrocampo, prova a prendere Medi davanti a sé, serve Ferrazzoli lungo, palla che rimane all'interno dell'area di rigore. Attenzione, la va a liberare proprio Capanna. C'era stato, era Begliutti in agguato, ma siamo già dall'altra parte con Tabarini per Teti. Palla che rimane lì, poi la va a recuperare con le cattive Teti, poi però la perde perché prova a impostare la Boreale. Palla che arriva dalle parti della rosa, c'è fallo dice l'arbitro,
è stato un tocco di Marinucci che ha mandato fuori tempo la rosa, e quindi punizione già battuta dalla Dispoli. Palla per Gigi Salvato, va Gigi a servire da Guanno, da Guanno all'indietro per Salvato, Salvato si prende un rischio, poi palla per Capanna, poi la rosa, ora è Tabarini, la Tabba si accentra, serve Teti, ancora Teti, ancora Teti, prova la botta dalla distanza, in due tempi, otto gol. Bella botta di Teti, troppo distante, otto gol in due tempi, riesce a salvarsi, e poi è Casavecchia che è pronta a ripartire, serve Rebecchini. Entriamo in studio e diamo la linea ad Emanuele Vignoli per la gara tra Aranova e Pomezia, anche questa gara del raggruppamento A, sempre 1-0 il punteggio, decide al momento la rete di Monteforte al minuto 40, quindi chiama la Dispoli, risponde l'Aranova in questa sfida, anche se vogliamo per la classifica, la Dispoli ha un punto visto il pareggio con la Pomezia, l'Aranova invece ne ha tre visto la giornata, ma sentiamo Emanuele Vignoli. Sì, ecco, siamo al decimo minuto di gioco, il Pomezia in attacco ha collezionato il primo angolo della partita, ma si difende bene l'Aranova e cerca di ripartire l'Aranova con il suo numero 15, è entrato poco fa Taglioni, guardate un calcio di punizione adesso il Pomezia, Taglioni ha fatto fallo in attacco. Ricapitoliamo un attimino le sostituzioni, è entrato Taglioni, è uscito Fagioli, questo eravamo nel primo tempo, nella ripresa a primo minuto di gioco è entrato La Ruffa e Leone in luogo di Bianchi e Menegatta, queste le sostituzioni, un solo ammonito, Panella, si tratta di Panella, regista del Pomezia, partita tutto sommato corretta, un po' di falli, ma comunque l'arbitro la tiene in pugno, l'arbitro Teodoli, lo ricordiamo, della sezione di Aprilia. Cioè adesso andiamo un attimino in cronaca diretta, ma il gioco è fermo in questo istante, gli animi si surriscaldano, ma comunque dicevamo che l'arbitro tiene in pugno la partita, sta per battere un fallo di fondo l'Aranova con Zonfrilli. Vediamo un attimino questa azione imbastita dai padroni di casa, schierati in completo bianco, l'allenatore Vigna sembra aver cambiato modulo, è una sorta di 4-2-3-1 che vede Giurato come punta di riferimento in avanti, aiutato una volta da Raduffa a destra, una volta a sinistra da Monteforte, e mentre la mediana l'ha un po' affollata perché il Pomezia comunque in mediana aveva guadagnato troppi palloni, e batte adesso un fallo laterale La Ruffa, siamo in fascia destra, osserva il piazzamento dei compagni, manovra adesso Proietti, terzino di fascia destra, Proietti si fa quasi soffiare la palla da Gallo, ma adesso spuma questa azione d'attacco dell'Aranova. Quando siamo giunti al 12° di questa ripresa, il parziale vede ancora Aranova 1, Pomezia 0, ristagna adesso il gioco a centrocampo, null'altro da segnalare Paolo. Quando siamo giunti al 12° di questa ripresa, Aranova 1, Pomezia 0, vi restituisco la linea. Grazie Emanuele Vignoli, e noi ci spostiamo invece al Francesca Gianni a San Basilio, dove c'è stato il vantaggio dell'Atletico Lodigiani ai danni del Sora, cercheremo di capire il nome del marcatore, intanto linea a San Basilio. Primo corner in questo secondo tempo dell'Atletico Lodigiani, al centro di testa libera Ranellucci, Iovine con un tocco di mani, si spegne questa offensiva dell'Atletico Lodigiani. Intanto possiamo notare in questi primi minuti come sia uscito Schettini, il numero 4, dopo una buona prova nel primo tempo è entrato il numero 13, D'Ottavi.
Mister Ciardi chiama lo scossone ai suoi per rimettere sui giusti binari la partita, che appunto per il Sora si è complicata in questi primi minuti. Rimessa battuta, Ciotoli dalla destra trova il piede di Marchizza, zona offensiva al centro per il 27 che non comprende il movimento di Ciotoli e dunque rimessa dal fondo affidata a Cittadini. È stato Spalvieri a provare l'imbucata per Ciotoli, nulla di fatto. Cittadini con il petto, Demofonti intercetta Binaco, Calabresi steso, Iovine. Allora, noi rientriamo in studio. Il gol dell'Atletico Lodigiani è stato segnato al minuto 47 da Micheli. Ringrazio Domenico Santucci per questa segnalazione. Un Domenico che mi segnala anche il pareggio della Lagni, che quindi recupera un altro gol all'Audace. Al 49esimo il gol di Dolce, dopo quelli di Vendetti, Pintori per i padroni di casa e poi Criscuolo ancora per gli ospiti. Noi andiamo da Francesco Liotta perché mi ha segnalato che è ricominciato il secondo tempo tra Procalcio Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera, gara del girone B, risultato attualmente fermo sullo 0-0. Questa è la gara del Giorgio Castelli. Vai Francesco. Allora Paolo, il secondo tempo è ricominciato da circa 20 minuti, gli unici eventi degni di nota sono state due punizioni della Procalcio che sono state entrambe pericolose, specialmente la prima che è stata ben disinnescata da Salzano. Due sostituzioni per la Procalcio sono usciti, Della Penna e Moretti, dentro Trincia e l'altro non ce l'ho, mi dispiace. Comunque buon studio. Va bene, allora grazie a Francesco Liotta, vediamo se nei prossimi collegamenti potrà darci il nome del giocatore del Tor Sapienza che è entrato. Allora noi ci spostiamo invece da Maglio Vignola per la gara tra Tivoli e V3 o W3 come preferite, Roma Team, risultato sull'1-1, ricordiamo i gol di Rubino e T6. Ancora qualche secondo di pausa in attesa per il nostro Maglio. Eccolo qui, vai Maglio. Ci sono Paolo? Sì, vai. Eccoci, bentornati all'Olindo Galli di Tivoli. 1-1 il parziale, ma se l'è vista brutta la retroguardia della Tivoli qualche istante fa, esattamente al sesto minuto, un calcio d'angolo di Starace, colpo di testa colpo di tacco di Mazzesi, pallone di fuori di un niente, clamoroso errore difensivo della retroguardia tiburtina che ha sfiorato veramente di capitambolare in questa occasione. Adesso si riprenderà con una rimessa laterale per la formazione del Tivoli, andrà alla battuta il numero 2 Giocondi. Intanto nella Tivoli nel secondo tempo mister Fabio Lucidi ha dato comunque sostanza alla fase offensiva, schierando e mettendo forze fresche Luca Teti e Mastro Mattei per dare comunque fluidità soprattutto nella manovra offensiva e lo scacchiere tattico proprio della Tivoli. Si riprende adesso con un lancio lungo della Tivoli che gioca nella metà campo, prova a venire in avanti la formazione tiburtina che dopo il gol sembra aver perso comunque la luce, dopo il vantaggio iniziale segnato da Rubino, il pareggio poi di T6 sul rigore, da quel momento in avanti solo la V3 comunque ha tenuto il pallino in mano del gioco. E anche in questa prima parte di gara, ricordiamo che la gara inizia a 10 minuti di ritardo rispetto agli altri campi di gioco, sta comunque tenendo testa a una corazzata come la Tivoli, la V3 che sicuramente non scopriamo oggi. Questa società nata 5 anni fa dalla terza categoria ha fatto il grande salto nel massimo campo regionale e ricordiamo, statistiche alla mano non smentiscono, è una squadra imbattuta dal settembre del 2019, quindi sicuramente sta facendo parlare di sé in modo molto molto importante la società di Andrea Persi. Rimessa laterale per la V3 ancora, che andrà alla battuta con il numero 32 di Chiara, un 2000 entrato
nel secondo tempo questo giocatore dello scacchiere tattico di Stefano Manelli, che guida attentamente la squadra dalla panchina. Manelli ha quinto mandato sulla panchina della V3, ricordiamo uno degli allenatori più giovani di questa categoria, appena 26 anni, un allenatore che ha giocato fino a qualche stagione fa e poi ha deciso comunque di intraprendere la carriera dell'allenatore, e lo sta facendo benissimo dopo lo strepitoso campionato di promozione dello scorso anno, una vittoria anche nella Coppa Italia di promozione e grandi numeri anche in questo mini torneo di eccellenza, giunto alla sua terza giornata per la V3. Invece la Tivoli, ricordiamo, ha giocato solamente due partite, ha vinto all'esordio e sta pregiando questa. Calcio di punizione per la formazione tiburtina. No, scusa, c'è una rimessa laterale per la formazione tiburtina. Sostituzione andrà alla battuta. Per la nostra tiro di calcio c'è al campo il numero 8 Blandino e tra il campo il numero 14 Ferrari. Avete sentito di sottofondo lo speaker dello stadio Lindo Galli che annuncia un cambio nella Tivoli, è entrato il numero 14 Ferrari ed entra Blandino, centrocampista per centrocampista, quindi non cambia molto alle mosse Fabio Lucidi in questo inizio di ripresa. Rimessa laterale per la formazione del Tivoli, che andrà a battere Gio Fondi, un 2002. Il pallone finisce sui piedi un giocatore del V3 e si riprenderà con un calcio d'angolo per la formazione tiburtina, che si affaccia in avanti. Alla battuta del calcio d'angolo andrà Morbidelli. Ancora qualche istante per questo calcio d'angolo, potrebbe essere un'azione importante per la formazione di Fabio Lucidi, sfruttando comunque le torri in avanti come Luca Teti e Massimo Mattei al centro della rete di quella avversaria. Calcio da con i Morbidelli, pallone troppo alto, non arriva nessuno, quindi recupera bene la formazione ospite con Azzaini, che andrà a prendere il pallone con le mani. Rimessa laterale per la V3, quando i minuti sul mio cronometro continuano a correre, siamo giunti al dodicesimo, sempre 1-1 fra Tivoli e V3. Sembra un'antologia questa rimessa laterale. Il direttore di gara va a parlare, c'è un cambio nella V3, un doppio cambio, scusate, nella V3. Entrano con il numero 2 Pieri e con il numero 25 con il numero 17 Borghetti, quindi doppio cambio per la V3, forze fresche per Stefano Manelli in questo secondo tempo, che ricordiamo oggi è orfana del suo attaccante principe. Parliamo di Citro, autore di due gol di pregevole fattura, soprattutto il secondo, nella gara di apertura del campionato, quando la V3 si impose per 2-1 col sul Città di Aragni. Per la V3 fuori di Lorenzo, dentro Borghetti. C'è ancora addirittura un terzo cambio, entra Enco Borghetti, quindi terzo cambio per la formazione di Lungo Tevere Dante. Quindi per il momento il gioco è fermo, caro Paolo, ti ribadisco il parziale qui dall'Olindo Galli di Tivoli, Tivoli 1, Butte 1, linea allo studio. Allora, grazie a Maglio Vignolo, c'è stato il raddoppio della Dispoli e quindi noi andiamo da Maurizio Urso, andiamo a scoprire il marcatore dei rossi. E prolunga, quindi si riprende con questo 2-0 che temporaneamente mette in ghiaccio il match dell'Angelo Sane, ma attenzione perché la formazione ospite ha dimostrato di essere molto viva, non a caso appunto viene da due risultati utili consecutivi. Attenzione, adesso è da Guanno che va a recuperare un grande pallone, va da Guanno, prova Federico, la chiamata Teti non ha servito fino adesso, ha aspettato troppo in qualche modo, però arriva la palla a Teti, posizione di offside, abbassa però la bandierina l'assistente, l'ha alzata poi l'ha abbassata, è vero che Calcagni dice ma cosa fai, effettivamente ci ha ripensato. Intanto vediamo l'arbitro ha qualcosa da ridire probabilmente al tecnico Franceschini. Vediamo se, ecco, cartellino rosso, attenzione, adesso non abbiamo capito in quale circostanza, forse sulla bandierina, immagino forse sulla bandierina dell'assistente che aveva alzato e poi abbassato, effettivamente è un errore dell'assistente 2. Da qui siamo in posizione diagonale, quindi non è neanche facile da giudicare se fosse posizione offside. A naso mi sembrava un po' complicato che fosse posizione offside, perché era a difesa schierata la formazione
ospite. Forse è stato questo che ha innescato appunto il tecnico della Boreale. Tutto pronto per il calcio d'angolo. Vada Barini, palla lunga direttamente in corner, hot gun. Allora, con quella occasione per la Dispoli, noi ci spostiamo e andiamo nel girone C, dove c'è stato il pareggio del Sora ai danni dell'Atletico Lodigiano. Segnala Domenico Santucci un colpo di testa. Diamo Fonti per lotta, perde il pallone, contrasto, è sempre lui a innescare. Il numero 72, recupero provvidenziale di Zanchi. Provato capitan Demofonti a scaldare subito le gambe del nuovo entrato Gori, ma è da sottolineare l'intervento di Zanchi. Minaco, Marotta con il cross, Marchizza, Rondoni, lotta, Ciorigno, Marchizza in un primo momento, Calabresi, Demofonti, break dell'Atletico Lodigiani. Osserva il piazzamento dei suoi compagni, fa tutto da solo, si mette in proprio, la conclusione poi ribattuta, grande occasione dell'Atletico Lodigiani. Si arrabbia Calzetta, richiama l'attenzione ai suoi, Binaco cerca di mettere ordine, adesso a campo Ciorigno, Aquino, l'intervento ruvido di Calabresi e ferma il gioco il direttore di gara. Intervento ruvido ma efficace di Calabresi, perché il Sora si stava involando nell'altra metà campo e poteva essere pericoloso. Stop al limite, era di spalle alla porta Tullio. Di Paolo trova il numero 20 al cross, libera da Bo, calcio d'angolo. E allora torniamo in studio e diamo la linea ad Alessandro Natali. Intanto Domenico Santucci mi segnala il 4-0 dell'Astrea contro il Falasche Lavigno, al 59esimo il gol di Curzio e poi il raddoppio del Real Montero d'Unoscalo sulla foul Cimini, al 65esimo minuto il gol di Tino. Abbiamo Alessandro Natali e quindi andiamo a sentire cosa è successo al Vigor Sporting Center per Vigor Perconti Civitavecchia. Sì, è successo che al quarto tentativo il Civitavecchia è riuscito a segnare sul calcio di rigore, è stato la rosa a spiazzare Trinchera per l'1-1 della formazione di Paolo Caputo. Siamo al 18esimo minuto del secondo tempo qui al Vigo Sporting Center, 2 minuti e mezzo fa il pareggio della formazione del Civitavecchia sul calcio di rigore con la rosa. Aveva tirato uno nel primo tempo la formazione portuale con Gravina, se l'era procurato anche il numero 7 ospite, ma era stato bravo in quel caso il portiere di casa Trinchera, bravo anche un minuto prima rispetto al gol sul calcio di rigore di La Rosa a deviare un tiro con l'aiuto della traversa da parte di un giocatore avversario. Adesso il signor Cortale di Locri ferma il gioco dal calcio di punizione in favore della Vigor Perconti, battuto in questo momento la palla per Giron, ancora la Vigor Perconti in possesso palla, ora con Proia, palla in mezzo per Mbaglie, palla indietro per il, se non sbaglio, no, non sbaglio, per Falanga,
fallo nei confronti del numero 8, solitamente in maglia blaugrana, oggi in completo bianco la Vigor Perconti, l'autore del cross che all'ottavo minuto ha permesso al russo di portare momentaneamente in vantaggio la formazione di Bellinati. Seguiamo in diretta questo calcio di punizione dal limite, potrebbe essere un'occasione d'oro per la formazione del presidente Maurizio Perconti, di mister Francesco Bellinati. Le indicazioni di Pancotto ai propri compagni in barriera, aspettiamo il fischio del direttore di gara, il calabrese proveniente dalla Cecenaia di Locri, Cortale, calcio di punizione battuto, respinto dalla barriera, ma il direttore di gara vede una irregolarità in attacco, probabilmente una posizione di outsider, ferma il gioco, decreta il calcio di punizione in favore del Civitavecchia. 20 minuti nel corso del secondo tempo, col Vigor Sporting Center, Vigor Perconti 1, Civitavecchia 1, all'ottavo russo per la formazione di casa, al 60° il pareggio su rigore di La Rosa per il Civitavecchia. Ricordiamo altresì che il Civitavecchia ha sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo con Gravina, che si è fatto respingere la conclusione di Trinchera, ma al quarto tentativo, perché ricordiamo che ne ha sbagliati due con La Rosa e Bucri anche domenica scorsa a Vignanello, di Caputo, entrambi parati dal portiere della Pavola Cimini, al quarto tentativo è riuscito a dare in gol sul calcio di rigore la formazione di Paolo Caputo. È tutto per il momento, linea che torna a voi in studio. Grazie Alessandro Natali. E allora, il marcatore del Sora era stato Ranellucci al minuto 60, quindi suo il pareggio del Sora contro la Lodigiani, e poi il 2-0 della Dispoli è stato messo in segno invece al 65° minuto da Teti. C'è stato però anche il gol della Boreale subito dopo quello della Dispoli, e noi andiamo prima via delle Canossiane, allievo di Marco, da Gabriele Tossio, perché c'è stato praticamente poco fa il 3-0 del Cervederi, ancora in gol uno scatenato di Mario, e poi proviamo ad andare da Maurizio Urso per vedere se può sentire se è cambiato nuovamente qua il parziale a Roma tra Ottavia e Città di Cervederi, terzo gol del Città di Cervederi, a dir la verità con forti proteste e ragion vedute da parte dei padroni di casa, perché probabilmente la posizione di Mario in becca, che ha fatto il terzo gol, innanzitutto diciamo questo, quinto gol stagionale per Di Mario del Città di Cervederi, Di Mario imbeccato da Di Giovanni, è partito molto probabilmente in posizione di fuorigioco, quindi va detto questo, con l'Ottavia protesa in attacco alla ricerca del 2-1, ampi spazi per il Città di Cervederi che sta giocando la sua partita di contenimento e ripartenza, come è giusto che sia. L'Ottavia continua comunque a giocare non demorda, anche se il punteggio è nettamente avverso, 0-3 in casa, forse un po' ingiusto sicuramente, perché ribadiamo, il terzo gol sicuramente c'è stato un errore grossolano da parte del segnalino e l'assistente che era posto proprio sotto noi la tribuna. Comunque la partita va avanti, ci sono state varie sostituzioni, due da parte dell'Ottavia a fine primo tempo, è uscito Vavisone, è entrato Geracitano, e poi è uscito Benissegna e ha scelto Petrini. Per il Cervederi tre cambi, abbiamo detto Di Mariani nel primo tempo, ma poi anche fuori Carnevali al suo posto Verna, che è entrato subito bene in partita, e poi adesso Paraschi, che ha rilevato un esausto di Giovanni, che comunque è stato autore di una buona prestazione e dell'assist appunto per il terzo gol di Di Mario, che comunque va annotata l'esecuzione molto bella sull'uscita di Lori, bel pallonetto, ed è quinta rete appunto stagionale per Di Mario. Adesso è il Città di Cervederi che manovra con Paraschi, che prova a disimpegnarsi, carica dietro per Palmarucci ancora verso Paraschi, ma fa buona guardia l'Ottavia, che prova a ripartire adesso con Petricca gira per Flore adesso per Paruzza, manovra a centrocampo con una serie di passaggi, la formazione diretta da Pino Porcelli, ancora Paloni, poi indietro per il capitano Petricca, i ritmi si stanno leggermente abbassando, complice anche un po' sfiducia e la demoralizzazione da parte dell'Ottavia, che in questo momento perde 3-0 e si appresta ad effettuare il terzo cambio. Fuori Murri, che ha disputato una buona gara, al suo posto va Francaviglia.
Quindi il parziale, ribadiamo, è 0-3 qua da Roma. Allora ringraziamo Gabriele Tossio, c'è un calcio di rigore per Calzetta e poi sulla ribattuta salva tutto De Fato. Grande parata di Calzetta che ha vinto il duello alla grande e poi De Fato a scaraventare il pallone e a trovare anche la deviazione di un calciatore in maglia biancorossa e si riparte dalla rimessa dal fondo. Si resta sul punteggio di 1-1 qui al Francesca Gianni. Quante emozioni in questo secondo tempo. Tocca con il braccio, no? Secondo il direttore di gara. Salta Ranellucci. Poi Demofonti. Si fa soffiare il pallone. Marotta. Prende velocità Marotta. L'aggancia Micheli. E concede la rimessa laterale. Camarà, il nuovo entrato. Manotta. Dabò. Calabresi. Batti e ribatti con la testa con Ranellucci. Addomestica il pallone Rondoni. Guidotti scambia con Marchizza, timido pressing di Ciorigno, Calabresi al lancio, cerca e trova Demofonti, fa viaggiare Dottavi, testa bassa per Dottavi. Allora, rientriamo in studio, altre variazioni di punteggio, il gol della Boreale è stato messo a segno da Marinucci al minuto 72, al 73esimo invece la polisportiva Falcimini ha accorciato le distanze sul campo del Real Monterotondo Scalo, il risultato adesso è di 2-1 dopo le reti, oltre che di Scipioni, di Pascu e Tilli che inizialmente hanno portato a 2 le reti di vantaggio sui dei padroni di casa sugli ospiti di Vignanello. Altre variazioni non ce ne sono state, abbiamo sentito del rigore sbagliato dall'Atletico Lodigiani e allora noi continuiamo il giro dei campi collegati, andiamo a sentire Francesco Liotta perché il centro sportivo Primavera è in 10 uomini, c'è stato un cartellino rosso, ci andiamo a far aggiornare quindi da Francesco Liotta il risultato al Giorgio Castelli. Sì, ciao Paolo, diciamo che si sono un po' alzati i toni in questo momento, da poco è stato appena espulso Forattasi per fallo da ultimo uomo, poi è uscito Mariani, la punta del centro sportivo Primavera, ed è entrato dentro Pace, il mediano, per dare un po' di copertura. È stato anche espulso il mister in questo momento, Bindi, perché è uscito dall'area tecnica e poi protesta. In questo momento invece c'è un cambio, sta uscendo Graziani in questo momento ed entra Bernardi, il numero 15. È tutto da qui, a voi la linea. Grazie allora a Francesco Liotta, sempre 0-0 tra Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera, pareggio dell'Atletico Vescovio sul Pagliano al 73esimo minuto, il gol di Fabrizi. Quindi questa è l'ultima variazione che ci è arrivata e noi continuiamo il giro dei campi collegati, andiamo a sentire Maglio Vignola per Tivoli Vutte Roma Team, risultato al momento ancora sull'1-1 dopo il botta e risposta dei primi 16 minuti di gioco dove erano andati in gol Rubino per la formazione di casa e T6 dagli 11 metri per gli ospiti. Aspettiamo di avere il nostro Maglio. Gara, ricordiamo, contro diretto per il primo posto del girone C, ma sentiamo, Maglio Vignola, vai Maglio. Eccoci, 27esimo minuto di gioco qui a Rolindo Galli, la V3 è in 10 uomini da qualche minuto per l'espulsione del suo giocatore 2000, parliamo del numero 26 Grimaldi, espulso dal direttore di gara per la somma di cartellini gialli, quindi V3 che nonostante comunque l'impresa numerica poco prima dell'espulsione ha sfiorato nuovamente il vantaggio proprio al minuto 27 con un tiro di Borghetti, il giocatore è entrato da qualche minuto, un 2002, sottolineiamo la forza di questa squadra soprattutto anche per quanto riguarda gli under,
è stato bravo Borghetti, Franca Bandiera ha salvato il calcio in calcio d'angolo parando sul primo palo, una V3 che comunque sta giocando un'ottima partita. Adesso bisognerà vedere se la forza tutto di Manelli se, riuscirà a essere concentrata in questo rush finale 11-10, comunque contro una singola squadra che è la Tivoli, che aveva sbloccato il risultato, ricordiamo, al minuto 4 grazie al gol di Rubino, pareggiato poi da Tite sul calcio di rigore. Da quel momento in avanti solo la V3 ha fatto la partita e creato le azioni migliori. La Tivoli non ha mai praticamente tirato in porta in tutto l'arco della gara in questa partita, a parte il gol messo a segno sul calcio di rigore proprio dall'ex Nuova Florida Ottavia Tisei. Si riprende adesso con una rimessa dal fondo che andrà a battere il V3, che è subito battuto. Adesso pallone di De Lorenzo, il 2002, che serve il pallone al compagno di squadra, e il numero 27, Borghetti, che perde un pallone e lo serve a Morbidelli per la Tivoli, provando nel rigore Mastro Mattei. Attenzione, la Tivoli che ha domestico per un pallone, lo fa con Durano, che scodendo un pallone in mezzo, interessante, dove non arrivano le torri, però la Tivoli prende coraggio con Passiatore, l'ex Valle del Tevere, serve il pallone a Morbidelli, assist man, uno dei migliori nello scacchiere tattico di Fabio Lucidi. Morbidelli, fino a questo momento l'uomo più in forma della Tivoli in questa mattina di bel calcio che si sta vedendo tra Tivoli e V3, quando i minuti sono in questo momento 32, Tivoli 1, V3 1, linea allo studio. Grazie a Maglio Vignola, e noi ci spostiamo nel girone A, dove ci facciamo raccontare la partita da Emanuele Vignoli per Aranova Pomezia, risultato di 1-0 per i padroni di casa. Al 40esimo ha segnato Monteforte, Aranova virtualmente quindi a punteggio pieno dopo tre partite, anche se la formazione di Vigna ne ha giocate solamente due, visto che settimana scorsa ha osservato un turno di riposo. Sì, siamo al 41esimo di questa ripresa, sono successe tante cose nei minuti non collegati, la partita resta combattutissima, le due squadre ce la stanno mettendo tutta, per una per raddoppiare, l'altra chiaramente il Pomezia per pareggiare, parecchi gli ammoniti, ma andiamo in cronaca diretta, siamo sulla fascia sinistra, c'è la Ruffa entra in area, diagonale, fuori, sciupa una clamorosa occasione l'Aranova al 41esimo minuto di gioco. Veramente bella la progressione di Ruffa sulla fascia destra, è entrato in area e in diagonale ha sparacchiato fuori. Poco fa, nei minuti non collegati, Abbondanza sempre in area, sempre un attacco dell'Aranova, Abbondanza disegnava un bel assist per Panico, tutto solo a un metro dalla linea di porta, ha scaraventato il pallone alto. Nel Pomezia poco fa è entrato Lopinto in luogo di Scardola. Parecchie anche le sostituzioni dell'Aranova, ma andiamo in cronaca diretta e seguiamo questa azione orchestrata dal Pomezia, che manovra la palla nella sua metà campo in cerca di spazio. Adesso c'è il numero 4 Delena che avanza, palla al piede, linea mediana sorpassata. Siamo in fascia destra, in fascia sinistra, parte il cross che serve il numero 9 Bussi, che cerca di guadagnare l'angolo, ma così non è, via l'Aranova, ma adesso ancora il Pomezia in attacco con Daleno. Disegna una parabola per una, c'è il gol del Pomezia, ma attenzione, sì, e tu, l'arbitro convalida, c'era un attimino di esitazione che l'arbitro sembrava non convalidare il gol. Quindi siamo giunti al 43esimo minuto di gioco, il Pomezia pareggia grazie al numero 4 Daleno, capitano, non sappiamo ancora se, sì, credo sia lui, Daleno, ha segnato Daleno. Quindi quando siamo giunti al 43esimo minuto, Aranova 1 Pomezia 1, l'avevamo detto, partita combattutissima, soprattutto in questo secondo tempo. Adesso c'è l'Aranova che batte il centro, palla per Abbondanza, Fiorentini, ma spuma adesso l'azione. Quindi, ricapitolo, il minuto è il 44esimo di questa ripresa, Aranova 1, Pomezia 1, ve l'abbiamo raccontato il pari degli ospiti.
e con Laranova adesso che cerca di imbastire una nuova azione sulla fascia sinistra, pallone, vale la pena seguire la stazione, il numero 15 si vola sulla fascia sinistra, guadagna il fallo, Laranova in attacco con Taglioni, guadagna il fallo, siamo ai limiti dell'area corta, lato corto dell'area rigore. Dimmi tu Paolo se vale la pena seguire questa azione. Benissimo, allora seguiamo un attimino questo piazzato per i padroni di casa. C'è Fiorentini che sta col pallone in mano cercando la posizione giusta, siamo in fascia sinistra, lato corto dell'area rigore, osserva il piazzamento dei compagni, c'è quindi questo piazzato a favore dei padroni di casa, tenterà sicuramente un cross in mezzo per gli attaccanti, per i suoi, vediamo un po', Fiorentini osserva la posizione dei compagni, l'arbitro piazza la barriera, osserva la barriera se rispetta la distanza, sta per fischiare l'arbitro, Fiorentini ancora osserva i compagni in area, fischia l'arbitro, Fiorentini, cross, i gol di Fiorentini che porta in vantaggio la Laranova, incredibile, era quasi un fallo laterale, ha tirato una sassata Fiorentini, e ve l'abbiamo raccontato, due gol in diretta, incredibile Paolo, siamo al 45esimo di questa ripresa, il recupero ancora non è concesso, l'arbitro Teodoli di Aprilia veramente ha parecchio da fare quest'oggi, quindi quando siamo al 45esimo in questi istanti, Aranova 2 Pomezia 1, ve l'abbiamo raccontato tutto il due in diretta, sia il pari del Pomezia e sia la rete del vantaggio di Fiorentini. Adesso Paolo ti posso restituire la linea, ci sentiamo più tardi, siamo nei minuti di recupero, Aranova 2 Pomezia 1, a te la linea Paolo. Allora, grazie Emanuele, siamo stati sia fortunati ma anche previdenti, visto che abbiamo preso due gol in diretta, abbiamo atteso la punizione che poi ha portato al gol di Fiorentini. E noi andiamo allora da Gabriele Tossio, rimaniamo sempre nel girone A ma ci spostiamo a Roma, via delle Canossiane, per il finale di partita tra Ottavia e Cervedri, dovremmo esserci più o meno, visto che era una delle partite iniziate sì, al minuto qua, diciamo 83 di gioco qua al campo dell'Ottavia, dove praticamente il Cervedri conduce 3-0 sempre, adesso sta uscendo diciamo un po' il man of the match che è Di Mario e al suo posto entrerà il numero 18 del Cervedri che è Savarino, quindi diciamo così un cambio anche per rendere omaggio a un calciatore che, come detto, ribadiamo, ha avuto un impatto con questo nuovo format del campionato di eccellenza strepitoso, 3 partite, 5 gol, la partita adesso sta scemando via, fase di stanca, anche se l'Ottavia prova sempre con dignità, quantomeno a cercare il gol della bandiera, c'è un fallo adesso commesso da parte di Paraschiv e quindi la formazione diretta da Porcelli potrà beneficiare di un calcio di punizione dalla tre quarti, ribadiamo appunto una partita che adesso sta un po' scivolando via, il risultato è acquisito da parte della città di Cervedri che meno che clamorosi scossoni dovrebbe portare a casa la seconda vittoria consecutiva in 7 giorni, intanto ci prova all'Ottavia ma Finangeri ben appostato dentro la propria area riesce a sventare con Savarino che prova vanamente a far ripartire i suoi, si riparte con l'Ottavia con Petricca che gira sulla destra per Geracitano, un giovane ragazzo che è veramente interessante dell'Ottavia, e ancora l'Ottavia che manovra adesso con Paloni, prova una formazione di casa, quantomeno mettere in difficoltà il Cervedri, che comunque si chiude compatto nella propria area di rigore, ancora Geracitano adesso sfida Laurato, viene raddoppiato, prova il cross, forse un tocco col braccio, reclama un calcio di rigore l'Ottavia, ci poteva probabilmente stare, l'arbitro ha lasciato proseguire, quindi adesso i minuti di gioco sono praticamente siamo giusti a 5 minuti al termine, 85, sono giocati 85 minuti di gioco qua ad Ottavia, a Roma con l'Ottavia che continua ad attaccare con Paruzza che prova la conclusione che finisce di molto sopra la traversa difesa da
Mastropietro. Mastropietro che oggi è il portiere del Cervelli, la sua prima da titolare, ha fatto veramente bene. Quindi io direi per il momento qui è tutto, punteggio sempre 0-3. Nello studio. Grazie Gabriele D'Assio. Allora noi andiamo da Francesco Liotta perché è finita la gara tra Pro Calcio Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera, 0-0 il risultato finale al Giorgio Castelli, quindi primo finale di giornata, e noi andiamo a sentire il commento dal nostro Francesco Liotta che ci aggiorna sulle ultime occasioni capitate a Tor Sapienza. Vai Francesco. Ciao Paolo, allora è finita qui a Tor Sapienza, è stata una bella partita onestamente, ci sono state comunque occasioni molto interessanti, un'espulsione come abbiamo detto prima, ma nessun altro evento degno di nota, forse l'espulsione è arrivata proprio nel momento migliore del Centro Sportivo Primavera, che ha un po' tagliato le gambe alla squadra, ma che comunque ha difeso in modo molto molto solido e ha evitato, tranne un'occasione negli ultimi secondi di recupero, in cui la Pro Calcio Tor Sapienza ha rischiato di passare in vantaggio, ma è stato ben murato sia dalla difesa che poi dal portiere Falzano. Va benissimo, allora grazie a Francesco Liotta per il commento. Grazie a voi. Alla gara tra Pro Calcio Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera, noi andiamo da Alessandro Natali per il finale di Vigor per Conti Civitavecchia, risultato sull'1-1 dopo i gol di Russo al minuto 7 del primo tempo e poi La Rosa al minuto 14 della ripresa, La Rosa che ha segnato sul calcio di rigore e quindi, come ha ricordato Alessandro Natali, ha interrotto la maledizione dal dischetto che degli uomini di Capuno. Vai Alessandro. Sì, 41esimo nel corso del secondo tempo, sempre 1-1 tra Vigor per Conti e Civitavecchia, col Vigor al Vigor Sporting Center, all'ottavo vantaggio locale con Russo, al 60esimo il pareggio del calcio di rigore di La Rosa, dopo che nella prima partita di gara la formazione di Paolo Caputo aveva fallito un calcio di rigore su Fon Gravina, o meglio era stato bravo il portiere della Vigor per Conti di Inchiera a respingere la conclusione da parte del numero 7 nero azzurro, che aveva subito l'intervento unico in area di rigore. Questo momento inizia per la formazione di casa in mezzo laterale sulla prima parte dei Ciuferri. Colpo di testa di Benuto, la palla per Guiron, viene però anticipato, credo che sia stato lui minuti nel corso della ripresa, poi il tentativo di De Crescenzi libero in qualche modo i giocatori ospiti, era desideri pervenuto con suo colpo di testa, la palla per Giuliron, viene allontanato il pallone dai giocatori di Caputo, rimane in attacco la Vigor per Conti, con Ferri che va a battere la rimessa laterale, la palla per Benutolo, Benuto che va a mettere in mezzo, poi il capitano Bevilacqua che allontana la minaccia dall'area di rigore, poi ancora Bevilacqua, la palla per Loi, nella porta poi di Paolo che anticipa il numero 18 avversario, poi l'intervento da parte di Vatarella, poi scivola Loi, rimessa laterale per la Vigor per Conti, di Paolo che va indietro a Trinchera, 43-59 la ripresa, 88esimo di gioco, Desideri, Baglie, Baglie per De Crescenzi, ancora Baglie, viene fermato però dai giocatori in maglia in completo nero azzurro, maglia azzurra il presidente Presutti e di mister Caputo, 43 metri laterale per il Civita Vecchia, la va a effettuare con il solito Gravina. Palla per Buchi, La Rosa, tacco per Gravina, va sul fondo Gravina, con l'intervento del signor portale di Rodi, che non arriva, va con il mezzo al fondo per la Vigor per Conti, il portiere Trinchera,
se nel primo tempo ha parato un rigore a Gravina. Sì, a Gravina. Gravina che si era procurato. Pronto al rinvio con Trinchera. 44-20 di cronometro. Rinvio del portiere della rigore. Il colpo di testa di Agostini. Poi De Crescenzi. Il cross al centro. Così non arriva un attimo di ritardo, però ci arriva. Mette giù il pallone, il numero 16, manda pianta, praticamente il bravo grande. Mette la grande battuta in questo momento. Stupendo, non ha un buon controllo il numero 16. Allora sarà rimessa laterale per il Civitavecchia. Si giocherà ancora per 4 minuti, siamo al 90. Allora io restituisco per il momento la linea allo studio sull'1-1, lo dico al Perconti e Civitavecchia. Però attenzione, sono stato un po' vizioso di desideri di testa per il proprio portiere Trinchera. 45esimo, 90esimo, caduto da alcuni secondi qui alla Vigor Sporting Center. Io restituisco la linea allo studio sull'1-1 tra Vigor Sporting e Civitavecchia. Grazie Alessandro Natali, e mi segnala Emanuele Vignoli che è terminata Ranova Pomezia sul 2-1, quindi andiamo a sentire Emanuele per il commento finale. È finita anche alla Dispoli 2-1 tra la Dispoli e Boreale e Don Orione. Il gol al 22esimo di Bezziccheri, al 65esimo di Teti. Non è bastata la Boreale, il gol di Marinucci al minuto 72, quindi cade per la prima volta in stagione la Boreale dopo un pareggio e una vittoria. Ciao Emanuele. Sì, eccoci, la partita chiaramente è terminata, c'è stata la Ranova che è andata sotto il settore dei tifosi più accesi a festeggiare questa vittoria molto molto importante. C'è chi critica questa sorta di mini campionato, ma alla fine saranno veramente 10 giornate tutte combattute, che vedranno quindi aumentare lo spettacolo e la qualità di questo gioco. È un vecchio discorso questo era un vecchio discorso di tenere i campionati magari con meno squadre ma con più qualità in campo, ma poi i cervelloni decideranno poi la prossima stagione il da farsi quale sarà. Noi vi possiamo raccontare che in queste ultime domeniche abbiamo visto tutte partite combattute, tutte partite di altissima intensità e soprattutto squadre che hanno giocatori veramente, veramente di qualità in campo. Quest'oggi abbiamo avuto il piacere di raccontarvi questo Ranova Pomezia, che è stata a lungo una partita equilibrata, che ha visto però l'Aranova imporsi per 2-1 nei minuti finali. È stato veramente un secondo tempo ad altissima intensità, dove il Pomezia aveva pareggiato al 43esimo della ripresa con un'autorete del centrale dell'Aranova, mentre su un'azione orchestrata bene da Leno, che vedeva però la deviazione di Tartaglione, quindi l'autorete di Tartaglione stabiliva la parità per 1-1 quando eravamo giunti al 43esimo di gioco, mentre poi si rifaceva sotto l'Aranova in diretta. Ve l'abbiamo raccontati questi due gol finali, l'Aranova che guadagnava la punizione sulla fascia sinistra e praticamente con Fiorentini dal lato corto dell'area di rigore ristabiliva il vantaggio del 2-1. Quindi l'Aranova che guadagna altri 3 punti preziosi, ha giocato finora 2 partite perché la scorsa domenica ha riposato, quindi è a punteggio pieno l'Aranova, e staremo a vedere poi nel turno infrasettimanale cosa faranno anche le altre squadre. Settimana comunque decisiva, perché vedrà la classifica snodarsi, saranno due o tre turni molto molto importanti. Il finale dalle Muracciole vede l'Aranova vincere per 2-1 nei confronti del Pomezia. Paolo, ti restituisco la linea. Grazie Emanuele Vignoli. È terminata Ottavio Cervedri 3-0 per il Cervedri. Noi però andiamo da Maglio Vignola, perché ci andiamo a sentire il recupero di Tivoli V3 Roma Team, risultato sempre sull'1-1. La partita dovrebbe essere proprio negli ultimi secondi di match. Vai Maglio. Eccoci. Vai Maglio.
Ultima azione della partita per la V3, siamo al quinto di recupero, calcio di punizione per la formazione ospite battuta da Porcaschia, pallone in mezzo per le torri della V3, si difende il Tivoli, attenzione però ancora la V3 in possesso palla, sembra una partita non termina più, attenzione c'è il fuori gioco ai danni del numero 11 del V3, è stato il numero 11 Troccoli, Mirko Troccoli, fischiato il fuorigioco, ma la Tivoli prova in avanti, attenzione c'è un fallo, la Tivoli recrimina per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara, che è il signor Mauro Piccolo, azione di Pordenone per un atterramento del numero 8 Blandino, il pallone termina fuori, l'ultimo tocco è proprio del giocatore della Tivoli che leggermente è caduto a terra. Con questa azione probabilmente terminerà la partita, però si gioca ancora, si riprenderà con la rimessa da fondo. Crash finale abbastanza nervoso, è stato anche espulso qualche minuto fa il tecnico della Tivoli Fabio Lucidi per proteste verso il direttore di gara. Si riprenderà con una rimessa da fondo che andrà a battere l'estremo difensore della V3, Scaccia. Ancora qualche istante per questa rimessa da fondo di Scaccia, la partita, siamo oltre il sesto di recupero e in questo momento l'arbitro manda le squadre dei spogliatoi, il big match di questa terza giornata del girone C finisce, di questo mini torneo finisce 1-1, Tivoli e V3 si dividono la posta, i gol tutti nel primo tempo, al minuto 8 la formazione di Fabio Lucci passava in vantaggio grazie a un gol di Rubino con un prezioso colpo di testa, per quanto riguarda la V3 subito pronta risposta al minuto 16 quando Tisei trasformava un calcio di rigore con l'atterramento in aria di quella 1-1, qui finiva così il primo tempo, increscendo la Butrega al 47esimo aveva la possibilità di passare in vantaggio con un rasoterra di Azzaini deviato in calcio d'angolo dall'estremo difensore della Tivoli. Nella ripresa Tivoli in 10 Butre in 10 uomini per l'espulsione del numero 26 Grimaldi, nonostante comunque l'inferiore numerica la Butre ha sfiorato il vantaggio per ben due volte all'ottavo grazie a un colpo di testa ravvicinato di Mazzesi con un colpo di tacco di Mazzesi, il difensore centrale di poco ha sfiorato il gol del 1-2 e poi al 27esimo Borghetta con un rasoterra da fuori area ha impegnato Franca Bandiera alla presa in calcio d'angolo, quindi una domenica no per le ambizioni del Tivoli che sicuramente dovrà rivedere qualcosa già dalla partita della settimana prossima, si giocheranno due turni in pochi giorni, la Tivoli sarà ospite a Roma della Luis, una gara da vincere se vuole comunque rimanere in trend delle grandi. La V3 continua il suo cammino trionfale fino a questo momento, 4 punti in 7 punti in 2 giornate e mercoledì prossimo ospiterà in casa il Casal Barriera che oggi ha riposato in uno scontro quasi al vertice fra queste due realtà comunque romane. La Tivoli sicuramente un passo indietro rispetto comunque alla prima prova brillante di campionato che aveva vinto qui a domicilio contro il Città di Paliano. La V3, numeri alla mano, è ancora imbattuta dal 2019, una società che veramente cresce domenica dopo domenica, ha comunque fermato una diretta rivale per la vittoria finale, parliamo poi della Tivoli Calcio, quindi sicuramente ci sarà da rivedere qualcosa in settimana per Fabio Lucidi per preparare questa comunque importantissima sfida di mercoledì prossimo proprio in casa della Ruiz. E come ho detto poc'anzi, invece la V3 ospiterà alle ore 19, orario un po' insolito, mercoledì prossimo in casa a Lungotevere Dante il campo del Tobia, dove gioca anche la Campus Eur, e ospiterà in casa il Casal Barriera che oggi ha riposato la formazione di Damiani che nelle prime due uscite ha vinto per due volte, quindi una sfida dal sapore interessante fra queste due realtà romane arrivate in eccellenza in questa stagione. Per questa domenica è davvero tutto, Tivoli 1, V3 Roma, complimenti, abbiamo qui Andrea Persi, proprio il presidente della V3, abbiamo tempo per un'intervista? Va bene, vai Maglio. Abbiamo qui Andrea Persi, una prova importantissima su un campo difficile, è l'ennesima prova di Notre Dame, Andrea. Ma siamo venuti a giocare noi a Tivoli, abbiamo fatto noi la partita, abbiamo meritato, senza espulsione non so come finiva, bene così. Ringraziamo la disponibilità Andrea Persi che per impegni di lavoro ha abbandonato già comunque l'impianto sportivo dell'Olindo Galli, quindi 1-1, una V3 che veramente esce a testa altissima da questo confronto,
contro l'avversario comunque di stesso valore come la Tivoli. Per questa domenica è davvero tutto. Tivoli 1, V3 1, linea allo studio. Grazie a Maglio Vignola. Tutti i finali di giornata, l'ultima variazione ci è arrivata da Campus Eur Sporting Ariccia, dove è arrivato il 3-0 del Campus Eur, che proprio nel finale al minuto 93 ha triplicato il vantaggio con Proietti. Questa è l'ultima variazione che ci è arrivata, per il resto sono tutti finali. E allora li andremo a dare subito dopo i commenti, gli ultimi due commenti di Alessandro Natali prima e Gabriele Tossio poi. Il primo ci racconta la gara tra Vigor Perconti e Civitavecchia terminata 1-1. Gabriele Dosso invece ci racconterà il 3-0 del Cerveteri ai danni dell'ottavo. Sì. Vai Alessandro. Sì, finita da alcuni minuti la partita qui al Vigor Sporting Center tra Vigor Perconti e Civitavecchia, è finita 1-1, il secondo 1-1 consecutivo in casa della formazione di Francesco Bellinai dopo quello all'esordio con il Pomezia. Era passata in vantaggio la formazione blaugrana oggi in completo bianco all'ottavo minuto con gol di Russo su cross di Falanga, è stato bravo di testa a battere l'incolpevole Pancotto, il numero 9 della formazione romana. Il pareggio è arrivato al 60esimo, allo scoccare dell'ora di gioco su calcio di rigore da parte tra un rigore trasformato dalla Rosa. Ricordiamo altresì che nel primo tempo il Civitavecchia aveva fallito un calcio di rigore, o meglio era stato bravo Trinchera, portiere del Vigor Perconti, a respingere la conclusione da parte di Gravina, lo stesso Gravina che si era procurato il calcio di rigore molto furbamente in area di rigore con l'intervento di Panella, ammonito nell'occasione per il presunto fallo in area di rigore nei confronti del numero 7 della formazione portuale, del presidente Patrizio Presutti e di mister Paolo Caputo. Muovono la classifica le due formazioni, due punti per Vigor Perconti e Civitavecchia, due pareggi e una sconfitta per entrambe le formazioni, che sono in attesa di tempi migliori. Comunque due punti riescono un pochino a muovere la classifica, come detto, l'11 di Bellinati che quella quello di Caputo. Ribadisco il risultato, Vigor Perconti 1, Civitavecchia 1. La linea può tornare a voi in studio, auguro a tutti voi una buona domenica. E allora, grazie ad Alessandro Natali, noi andiamo quindi per l'ultimo collegamento di giornata da Gabriele Tossio per farci raccontare, come detto, la partita tra Ottavia e Cerveteri terminata 3-0 per gli ospiti grazie ai gol di Filangeri al minuto 3, poi Di Mario al minuto 22, ancora lo stesso Di Mario al minuto 63. Aspettiamo. Da Roma è finita, il finale Ottavia 0, Città di Cerveteri 3, ribadisco, una buona partita da parte del Città di Cerveteri, è stata un po' decisa, diciamo, da qualche errore quasi difensiva dell'Ottavia, soprattutto da parte del portiere Lori, sicuramente non in giornata di grazia. Comunque il finale qua 0-3, rete di Filangeri in apertura, poi raddoppio di Di Mario, colpo di testa e poi sempre Di Mario col pallonetto per il 3-0 finale che porta il Cerveteri a 6 punti in classifica dopo tre partite. È stata una bella gara, comunque ben giocata, con dei ritmi buoni a entrambi le parti, e discussa la direzione di gara, soprattutto l'operato dei segnalinee da parte della formazione di casa, che con questa sconfitta 12 gol nelle ultime due gare sono tante, però comunque sia l'Ottavia ha mostrato la voglia di interpretare bene questo campionato anche quando era sotto oggi per 3-0 addirittura qua in casa propria. Quindi io vi riceverei la linea, il finale è 0-3 col Cerveteri che si porta a 6 punti in classifica e soprattutto con Di Mario che colleziona 5 reti in 3 gare, che credo che sia a questo punto, al netto di altri protagonisti, il capocannoniere del girone A di eccellenza. Un saluto e ci sentiamo per le prossime domeniche. Buona domenica. Allora, grazie a Gabriele Tossio. Quindi qui finiamo il giro con i nostri corrispondenti. Fra poco avremo i commenti di Massimiliano Cannalire e Domenico Santucci. Intanto andiamo a vedere tutti i risultati di questa terza giornata di eccellenza, partendo dal girone A.
La Dispoli Boreale Don Orione 2-1, al 22esimo Bezziccheri, al 65esimo Teti per i padroni di casa, al 72esimo Marinucci aveva provato a riaprire la partita senza successo per la Boreale. Aranova Pomezia 2-1, padroni di casa in vantaggio con Monteforte al minuto 40, il pareggio del Pomezia arriva con l'autogol di Tartaglione al minuto 88, ma al 90esimo Fiorentini riporta avanti e stavolta definitivamente l'Aranova. Ottavia Cerveteri 0-3, i gol del Cerveteri sono stati realizzati da Filangeri al terzo e da Di Mario al 22esimo minuto e al 63esimo. Poi Real Monterotondo Scalo Polisportiva Faul Cimini 2-1, al 28esimo Pasqui, al 75esimo Tilli per i rossoblu padroni di casa. Non è bastato il gol di Scipioni al minuto 73 per la compagine viterbese. È finita 1-1 invece tra Vigor Perconti e Civitavecchia. A Russo in gol al settimo ha risposto la rosa su calcio di rigore al minuto 59. In questo girone riposa il Fiumicino. Per quanto riguarda il raggruppamento B, giocata ieri Lupa Frascati Anzio, gol di Muzzi, 3-0 tra Campus Euro e Sporting Riccia al 41esimo Guiducci, al 45esimo Bucur, al 93esimo Proietti. Al Villa Claudia di Anzio, Astrea vince 4-0 sul Falasche Lavigno, autogol di Zimmermann al 17esimo, poi di Curzio un minuto più tardi al 23esimo Aglietti, al 59esimo minuto ancora di Curzio per il poker dell'Astrea. È terminata invece 0-0 Pro Calcio Tor Sapienza Centro Sportivo Primavera. È stata rinviata Unipomezia Gaeta, ha riposato l'Indomita Pomezia. Per quanto riguarda il girone C, Atletico Lodigiani Sora 1-1, gol di Micheli per i padroni di casa, ha risposto Ranellucci al minuto 70 per il Sora. Alla Buffalotta, all'Academy Sport Center, il Pagliano si impone 2-1 sull'Atletico Vescovio, al 60esimo ospiti in vantaggio con Macciocca, recupera l'Atletico Vescovio con Fabrizi al minuto 73, il gol decisivo invece lo segna Matozzo al minuto 80. 2-2 tra Nagni e Audace, aprono le danze gli ospiti con Vendetti al minuto 8, pareggia Pintori al 15esimo, Audace ancora avanti al 36esimo con Criscuolo, arriva il definitivo pareggio della Nagni al 49esimo con Dolce. Tivoli V3 Roma Team 1-1, all'ottavo Rubino, al 16esimo il calcio di rigore TT6 e poi Villalba Luis 3-0 al 14esimo e al 28esimo Proietti, poi al 47esimo il sigillo di Ranieri, qui ha riposato il Casalbarriera. Le classifiche per quanto riguarda il girone A: Real Monterotondo Scalo primo a 9 punti, quindi a punteggio pieno, seguito da Aranova e Cerveteri a quota 6, poi a 4 Boreale Don Orione e la Dispoli, a 3 Ottavia Polisportiva Faul Cimini, a 2 Pomezia Civitavecchia Vigor Perconti, a 0 il Fiumicino. E ricordiamo però che Aranova, la Dispoli e Fiumicino hanno una gara in meno. Per quanto riguarda invece la media punti ponderata, che è quella poi che si prenderà in considerazione per fare le classifiche, ma soltanto a fine campionato, le diamo qui in maniera virtuale dopo 3 giornate: Real Monterotondo Scalo primo a quota 6 punti, poi a 4,5 il Cerveteri, a 4 il Ladispoli, a 3,5 la Boreale, a 3 Aranova e Polisportiva Faul Cimini, a 2 il Civitavecchia, a 1,5 Ottavia e Pomezia, 1 per la Vigor Perconti e 0 il Fiumicino. Ricordiamo che la media ponderata si fa con la somma tra il quoziente della media punti casalinga con la media punti delle gare giocate in trasferta. Per quanto riguarda invece il girone B, la classifica vede la Lupa Frascati a punteggio pieno con 9 punti, a 6 Unipomezia e Astrea, a 4 Pro Calcio Tor Sapienza Centro Sportivo Primavera e Campus Eur, a 3 c'è l'Anzio, poi a 1 Gaeta, Falasche Lavigno, Indomita Pomezia, a 0 lo Sporting Ariccia. Hanno una gara in meno Unipomezia, Sporting, Centro Sportivo Primavera, Gaeta, Campus Eur e Indomita Pomezia. La classifica con la media punti ponderata sarebbe con Unipomezia e Lupa Frascati a quota 6, a 4,5 l'Astrea, a 4 Centro Sportivo Primavera e Campus Eur, a 2 la Pro Calcio Tor Sapienza, 1,5 per Lanzio, 1 per Gaeta, Falasche Lavigno e Indomita Pomezia e a 0 lo Sporting Ariccia. Concludiamo con il girone C invece. A 7 punti comandano la classifica Sora e V3 Roma Team, seguita dal Casalbarriera a quota 3 che oggi ha riposato, Tivoli, Anagni, Atletico Lodigiani a quota 4, poi a 3 la Luis insieme a Pagliano e Villalba, a 1 l'Audace e a 0 l'Atletico Vescovio. Hanno una gara in meno Casalbarriera, Tivoli e Villalba. Per quanto riguarda invece la media ponderata, 6 punti il Casalbarriera, 5 punti per Sora e V3 Roma Team, a 4 il Città di Anagni, a 3 il Villalba,
A 2 Tivoli Atletico Lodigiani, a 1,5 Luis e Paliano, a 1 l'Audace, a 0 l'Atletico Vescovio. Questo correttivo, ricordiamo, però si applicherà soltanto al termine del campionato. E quindi, detti i risultati e le classifiche, io andrei a contattare Massimiliano Cannaliere per un commento sia sulla gara che ha commentato ieri, ovvero l'anticipo tra Lupa Frascati e Anzio, sia per quanto riguarda la giornata che si è appena conclusa oggi. Ancora qualche secondo di pausa. No, abbiamo il nostro Max, quindi buongiorno Max. Sì, buon 25 aprile Paolo, a te, a tutti i nostri ascoltatori, a Massimiliano Morghiante. Io naturalmente sono in viaggio per più tardi trattare Monopoli Ternana su Cusano Italia TV dalle 16.30 alle 20.30, se avrete la pazienza e la costanza di seguire tutte le categorie, il canale 264 del digitale terrestre, televisivamente parlando. Ma mi pare di poter fare una prima riflessione, Paolo, sulla fame di calcio che ha la nostra regione. È manifestata e parlano le cifre. Io sono limitato in matematica, in aritmetica, nelle materie, diciamo, di calcolo, però mi pare di poter dire che i numeri parlino chiaro, sia per quello che riguarda gli anticipi trasmessi sul canale YouTube del Comitato Regionale Lazio, sia per quello che riguarda la nostra trasmissione, e il fatto che mi descriveva il buon Francesco Liotta, cioè se è vero che hanno addirittura dovuto levare le tendine all'altezza d'uomo della recinzione dell'Aldo Valente, significa che pur nel rispetto del distanziamento ci sono quartieri, nella fattispecie di Tor Sapienza, e paesi interi che hanno voglia di tornare a vedere le partite. Poi il fatto che questo avvenga attraverso il mezzo informatico è un dettaglio che non è tanto tale. Il fatto che la gente voglia tornare a vedere gesti atletici e tecnici, ha ragione, e sposo pienamente, a proposito dei bravi colleghi, quello che ha detto la buona Emanuele Vignoli dalle Muracciole. Chi criticava a prioristicamente il mini torneo, come viene chiamato, ma in realtà è un campionato a tutti gli effetti, perché consegna la possibilità di ascendere in categoria superiore, cioè in Serie D, si è dovuto mordere la lingua, qualcuno pure biforcuta, ma la possiede, perché i fatti parlano chiaro, 33 squadre su 48 hanno detto di sì. Purtroppo oggi è saltata un'ipomezia gaeta, ma la prevenzione anticontagio è giusto che abbia, come dire, la precedenza su tutti gli altri calcoli. Quando si parla di salute, io ho avuto persone amiche, uno anche alla Dispoli, noto imprenditore della ristorazione che è stato intubato per circa 45-50 giorni, ho avuto modo di rendermi conto, parlando anche con i sanitari di diversi nosocomi, di che cosa stiamo parlando, anche se non l'ho vissuto per fortuna in prima persona. E quindi continuo a ribadire attraverso la nostra web radio, radioromafutura.it, la Vegna Blaugrana, di fare attenzione, di portarsi sempre appresso almeno il minimo sindacale, che poi tanto minimo non è se ci protegge, e se protegge le persone che frequentiamo. Venendo ai fatti di calcio, Paolo, se tu intanto vuoi ribadire tutti i risultati, io ti ascolterei in religioso silenzio, a parte il rumore della nostra strada statale 1 Aurelia, che porta oltre il Vallo d'Adriano in direzione opposta, o semplicemente a 20 miglia se uno vuole andare in Francia. Va bene, allora ti ricapitolo qui, partendo dal girone A, come ho fatto prima: la Dispoli Boreale 2-1, Aranova Provenza 2-1, a Via delle Canossiane Cerveteri batte Ottavia 3-0, Reale Monterotondo Scalo Polisportiva Faul Cimini 2-1, Vigor Perconti Civitavecchia 1-1. Per quanto riguarda il girone B, Lupa Frascati Anzio 1-0, come commentato ieri, poi Campus Euro Sporting Ariccia 3-0, ad Anzio Astrea batte Falasco e Lavigno 4-0 e 0-0 tra Procalcio Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera. Per il girone C, Atletico Lodigiani Sora 1-1, Atletico Vescovio Paliano 1-2, Anagni Audace 2-2, Tivoli V3 Roma Team 1-1 e infine Villa Alba Luis 3-0. Beh, intanto la Dispoli mi pare che abbia trovato un successo importante, come il segnale dell'Aranova, per la mia lettura della situazione. Io vi ho ascoltato per tutta la trasmissione, la Vigor Perconti, come abbiamo detto anche ieri in telecronaca, sta lavorando per il futuro.
In chiave di battuta, se gli amici nero-azzurri di Civitavecchia me la perdonano, questa, Paolo, col sorriso la esprimo, d'ora in poi chiederemo agli arbitri di assegnare i tiri liberi e non i calci di rigore a Civitavecchia, che ultimamente dagli 11 metri qualche problema ce l'hanno. E poi, insomma, mi sembra di poter dire che nel girone A, cioè io mi aspettavo che oggi una prova importante della Dispoli, la prova è arrivata perché io avevo visto Boreale Vigor Perconti 8 giorni fa, la Boreale non mi aveva fatto impazzire dal punto di vista delle trame d'attacco, anzi la Vigor Perconti aveva avuto 4 situazioni offensive, delle quali 2 solide nel primo tempo e 3 occasioni di pareggiare nella parte finale della gara. Nonostante tutto però la Boreale con 2 tiri in porta aveva portato a casa 3 punti, fa parte dell'antica legge mai portata, diciamo, dal legislatore o dai parlamentari nella sacrale sede costituzionale dell'approvazione, però è una legge non scritta, è una legge che però fa male perché la Vigor Perconti già era stata fortemente penalizzata e tra i pochi, e forse l'unico a dirlo e a scriverlo, è stato il nostro prezioso Alessandro Natari, ma nel finale all'89esimo di Vigor Perconti Pomezia era stata annullata una rete regolare considerata dai presenti anche di fede neutra e da chi ha visto i riflessi della partita alla Vigor Perconti contro il Pomezia, quindi i campanelli d'allarme per il Pomezia c'erano già stati, 2 punti in 3 partite per una squadra che è solita ogni tanto far parlare di ambizioni, ma poi queste ambizioni andranno pure supportate dalle vicende del campo, no? Poi insomma noi intanto ricordiamo, come hai fatto tu più volte, che la classifica finale andrà basata su una media delle partite interne giocate dalle contendenti e dalle dirette interessate e su una media delle partite giocate lontane dal campo amico, quella che una volta si diceva davanti al pubblico amico. Speriamo che un giorno torni questo concetto affatto filosofico e anche importante dal punto di vista motivazionale. Però intanto noi leggiamo le graduatorie come ci hanno insegnato gli amici di 90° minuto tanti anni fa, quindi facciamo i conti anche in fase di commento. Se hai qualche domanda, Paolo, sono a disposizione. Ma giusto allora un commento sulla gara di ieri, che proprio tu hai commentato, quella tra Luca Frascati e Anzio. Sì, diciamo che nei primi 15-20 minuti la Lupo Frascati di Pace aveva prodotto 2 palle gol importanti contro una sola verticalizzazione in sede di replica. Lanzio non mi è piaciuto, te lo dico subito, dal punto di vista offensivo, perché ogni volta che arrivava davanti alla tre quarti non sapevano, se non tentando la sovrapposizione, la superiorità numerica sulle fasce, come tentare di mettere in difficoltà un'ordinata formazione che nel primo tempo ha difeso a 4, poi però non ha disdegnato, una volta passata in vantaggio su quel rigore neutralizzato che avete fatto prima rivedere e ascoltare dal buon Simone Rizzaro a Nicola Smuzzi, che ha ribadito in rete la prima frazione, poi non è più cambiato il punteggio, anzi scusa, al quarto della ripresa, dopo 0-0 di fine prima frazione, però devo dire che mi aspettavo qualche cosa di più. Poi è ovvio che Mario Guida abbia tirato fuori dalla sua lunga panchina più soluzioni tese a utilizzare meglio uno Scibilia che lavora meglio tra le linee. La Lupo Frascati, nonostante abbia il mestiere rappresentato da Razzini nella retrovie e dall'ex Ladispolano Lupo in mezzo al campo, credo che sia una squadra che agisca molto di malizia e di mestiere. Forse un paio di cartellini gialli, su questa ha ragione il presidente Rizzaro, andavano tirati fuori da un arbitro che comunque a me è apparso positivo, Ruca di Roma 2. L'episodio del rigore su uno stacco di testa dove ha guadagnato bene Bergamini la posizione, c'è stato un Mani abbastanza ingenuo, quindi il rigore non fa una grinza. Poi col passare dei minuti Scibilli ha provato a dare lustro alla sua fantasia a disposizione dei compagni di squadra, però un paio di volte pericoloso Lanzio, non di più. Ha fatto più per volontà che per precisione, dovrà rivedere parecchio perché manca là davanti e giusto, non mi pare che possa, come si dice, portare la croce e cantare la messa da solo, manca una punta di peso, di esperienza che faccia giocare
con due attaccanti la squadra di Mario Guida. E prima hai fatto bene a mandare un abbraccio a Mario, che ha perso il papà e la notizia si è diffusa ieri, e chi vi parla li ha persi entrambi i genitori. Mia madre nel 93, papà 11 anni fa esattamente, quindi so come si possa sentire quel bravo eterno ragazzo che è il capitano storico degli ultimi 20 anni, forse 25. Credo che ai suoi livelli ci sia stato solo Porciatti, ex Roma Primavera, per fedeltà. Il fatto che sia il genero poi del presidente Rizzaro lo ha responsabilizzato, non lo ha certo agevolato. E Mario è un signore come uomo, come leale persona che rispetti i ruoli altrui, quello nostro di commentatore, ed è stato anche uno dei più efficaci centrocampisti centrali almeno degli ultimi 15 anni in un calcio che forse necessiterebbe di giocatori come lui, e forse anche Lazio stesso in mezzo deve lavorare parecchio per cercare di togliersi qualche soddisfazione. Ci sta la sconfitta di 7 giorni fa con l'Unipomezia 3-1, quella di ieri forse era un po' impreventivata, però intanto la Lupa zitta zitta, con tutte vittorie di misura, ha centrato la terza vittoria in 3 incontri giocati, e i numeri, come ho detto in apertura, dicono la verità anche in questo caso. Cioè bisognerà fare i conti anche con questa realtà che si è data una sistemata. Forse su alcuni aspetti è una società acerba, la era anche in passato. Rimpiango quando a presidente c'era quel gran signore che è stato, che è tuttora, Paolo Coppitelli, quando nel 2002-2003 arrivò prima con 8 punti di vantaggio dopo il confronto diretto giocato all'Otto Mamilio sulla splendida terrazza sottostante l'8 settembre dove ieri eravamo. Batte 2-1 l'Isola Liri del grande capitano Bruno Galuppi. Quella partita la dirigeva un certo Daniele Doveri di Aprilia, poi passato a Roma 1, è diventato arbitro di Serie A, forse troppo deferente nei confronti delle grandi, vedi la Juventus, ma comunque meritevole di arrivare a diventare fischietto internazionale come Paolo Valeri di Roma 2. Direi che è tutto per questa domenica, ci televediamo se vorrete, e mercoledì, ve lo ricordo, io ve lo dico fin d'ora, Paolo, come notizia, non so se sia tale, ma abitando alla Dispoli per una volta, la partita che mi hanno affidato è una partita di cartello, Cerveteri Real Monterotondo Scalo, nel vicino Stadio Galli, sulla via Sette Vene Palo, che conosciamo comunemente. Ti rendo la linea e vi auguro buon 25 aprile a tutte e a tutti, e in questa data io la penso soltanto in una maniera, ma anche nelle altre. Buona domenica. Grazie a Massimiliano Cannalieri, a cui auguriamo un buon lavoro per oggi pomeriggio e anche per la gara appunto tra Cerveteri e Monterotondo Scalo, che commenterà tra qualche giorno. Prima della chiusura e dei saluti finali, noi andiamo a contattare Domenico Santucci per l'ultimo commento di giornata, una terza giornata sulle 11 previste in questa mini stagione del campionato di eccellenza. Andiamo a sentire il suo personale commento sui 3 gironi che compongono appunto la massima serie regionale. Intanto, ecco, ce l'abbiamo Domenico, allora vai pure con il commento. Sì, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli amici sportivi, un buongiorno anche a Max. Direi che mi soffermerò più sui numeri che sul resto, visto che credo che sia stato abbastanza, come al solito, chiaro, limpido e preciso Max nella sua disamina. In questa giornata si sono realizzati 35 gol, è la giornata nella quale si è realizzato di meno, nelle due precedenti giornate si erano realizzati 43 gol nella prima e 48 nella seconda giornata. Due doppiette di Mario del Cerveteri, che sale a quota 5 e va in testa alla classifica dei cannonieri generali, e di Curzio della Strea, che con anche lui con una doppietta sale a quota 4, raggiungendo Massella dell'Unipomezia, che oggi non ha potuto giocare e quindi non ha potuto smuovere la sua personale classifica. 5 le vittorie interne, 3 quelle esterne e 5 pareggi con 1-0-0, quello tra Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera in questa giornata. Il girone B si conferma quello
dove si segna di meno. Fino adesso in tre giornate si sono realizzati appena 30 dei 126 gol totali. Quello dove si segna di più è il girone A con 50 reti realizzate in tre giornate, e seguito dal girone C con 46 reti realizzate. Venendo ai singoli gironi, direi che nel girone A vincono le squadre che avrebbero dovuto vincere, quelle che si giocheranno fino alla fine quel posto per l'accesso alla finale a tre, cioè vince il Ladispoli battendo abbastanza agevolmente la Boreale con un gol per tempo, nel primo tempo Bezzicchi, nel secondo tempo Teti, e la rete di Marinucci non serve nulla alla Boreale per poter recuperare il match. Vince in extremis, ma è una vittoria importantissima alla Lanova, che in vantaggio nel primo tempo con Monteforte si fa raggiungere una ripresa da D'Aleno, e solo al 90° Fiorentini riporta in vantaggio i padroni di casa. Vince anche il Cerveteri, che dopo la sconfitta nella prima giornata, se ricordo bene, di Aranova e la rocambolesca vittoria di domenica scorsa in rimonta, vince sul campo dell'Ottavia, un Ottavia che dopo aver vinto nella prima giornata non sa più vincere, non sa più nemmeno segnare, perché ha realizzato solamente un gol nelle ultime due giornate, uno quello realizzato nella partita persa 9-1 di domenica scorsa con il Real Monterondo Scalo, oggi non è riuscito ad andare nemmeno in rete. Si conferma in testa al girone, come da forse da pronostico, il Real Monterondo Scalo, che con un gol per tempo regola la polisportiva Cimini per 2-1. Nel girone B abbiamo detto che non gioca una delle capoliste, l'Unipomezia, fermata dal Covid nel suo match con il Gaeta. Vince il Campus Euro in casa, la prima vittoria, 3-0 contro il fanalino di coda Sportariccia, che rimane a quota 0 punti. Pareggiano Tor Sapienza e Centro Sportivo Primavera nell'unico, abbiamo detto, già 0-0 di giornata. Vince in maniera rotonda in trasferta l'Astrea, che dopo aver perso la prima partita di campionato ha inanellato due vittorie, vince 4-0 con sugli scudi il solito Di Curcio, che abbiamo detto con le reti di oggi sale a 4 reti complessive fin qui realizzate. In questo girone da segnalare anche la vittoria di cui stava parlando Max della Lupa Frascati, che con il terzo consecutivo 1-0 rifilato all'avversario rimane in testa al girone a 9 punti, ci rimane da sola per per qualche giorno, visto che appunto l'Unipomezia non ha potuto giocare il suo match e quindi ipoteticamente non ha potuto raggiungere la squadra dei Castelli Romani. Nel girone C sicuramente oggi era la giornata del big match tra Tivoli e V3 Roma Team, dove la V3 Roma Team doveva confermare di non essere una lieta sorpresa ma una realtà del campionato di eccellenza, affrontando in trasferta una delle candidate maggiori di questo girone. Ebbene, la V3 Roma Team ha pareggiato per 1-1 sul campo della Tivoli, giocando, da quello che ci ha raccontato il nostro inviato, probabilmente anche meglio della Tivoli. Ha sofferto nel primo quarto d'ora, quando era andato in svantaggio per il gol realizzato da Rubino, poi dal momento in cui ha pareggiato con T6 su calcio di rigore, forse da quello che ci ha raccontato il nostro inviato, forse chi doveva vincere era la squadra ospite, che ricordiamo anche nel finale è rimasta in 10 unità e nonostante questo è riuscita ad uscire indenne dal difficilissimo campo di Tivoli. Pareggia anche l'altra capolista del girone, il Sora, che pareggia 1-1 sul campo dell'Atletico Rodigiani. Era andata sotto la squadra del Frusinate, è riuscita a pareggiare e ha avuto anche una certa, forse, sorte di buona sorte, se è vero che se ricordo bene l'Atletico Rodigiani ha sbagliato un calcio di rigore sull'1-1 e quindi avrebbe potuto anche soccombere di fronte alla squadra di San Basilio.
Vince il Città di Avellino nello scontro diretto con l'altra squadra che era a zero punti in questo girone, cioè l'Atletico Viscovio, vince in trasferta per 2-1, non va oltre e sorprende ancora una volta in negativo il Città di Avellino, che non va oltre il 2-2 interno con l'Audace, dopo che nel primo match casalingo aveva perso e poi era andata a vincere fuori casa. Questo è in sintesi quello che scaturisce da questa giornata, dove non ci sono state grosse sorprese, tutto sommato è andato via nella norma, e quindi diciamo che non ci sono state sorprese. Volevo un'ultima cosa dire, che 22 fino a qui in tre giornate sono state le vittorie interne, 12 quelle esterne e 10 pareggi, a dimostrazione che il fattore campo, seppur menomato dal fattore pubblico assente, comunque tuttora ha un significato, se è vero che in maniera prepotente sta primeggiando su tutti, sulle vittorie esterne e chiaramente sui pareggi. Se ci sono domande, Paolo, fammele pure, altrimenti augurerei una buona domenica a tutti gli sportivi, a te, a Morgante, a Massimo, e ci risentiremo alla prossima occasione. Sì, direi che per oggi è tutto, visto anche che abbiamo dato diversi commenti a questa giornata, poi tu naturalmente sei stato molto esaustivo come al solito. Direi l'appuntamento allora a mercoledì. Buona giornata, buona domenica a tutti quanti, a te, a Morgante, al nostro regista Morgante, a Massimo e a tutti gli sportivi. Buona domenica. Va benissimo, allora grazie a Domenico Santucci, per oggi è davvero tutto. Io ringrazio chi è intervenuto come inviato in questa trasmissione, tutto il calcio regionale minuto per minuto. Ringrazio anche Massimiliano Morganti per l'aiuto alla regia, così come ringrazio per i commenti finali Massimiliano Cannalire, sia per il suo commento finale che per la raccolta risultati Domenico Santucci. E quindi l'appuntamento è per mercoledì 28 aprile per il primo turno infrasettimanale di questa nuova stagione, sempre su www.radioromafutura.it, sempre per tutto il calcio regionale minuto per minuto. Un saluto e una buona domenica da Paolo Franzino.